Ci eravamo lasciati più o meno prima dell'estate con questa diapositiva, non so se qualcuno di voi ricorda, e ci eravamo lasciati con questa diapositiva con un messaggio che bisogna, vedete, guardare con occhi quello che vediamo, perché se guardiamo con gli occhi, in particolare col terzo occhio, queste casette a schiera diventano dei loculi. Quindi bisogna sempre guardare oltre la realtà. Questa mattina sono andato qui in via Caglianiello a Cazzago. Questi che vedete sono dei signori, possiamo considerarli dei disperati, degli illusi, dei fanatici. Sono andati a seminare del grano, perché questo è il terreno dove sorgerà probabilmente Veneto City. Non ho potuto fermarmi molto, però ho fatto due foto che adesso vi mostro volentieri. Lo slogan della giornata era seminiamoli. Veramente bisognerebbe sterminarli piuttosto che seminarli. Non questi signori, ma coloro che vogliono costruire. Dopo, nel pomeriggio, ho fatto una passeggiata con la Paola e mi sono imbattuto in quest'albero. Questo in pochi mesi è il terzo albero che viene abbattuto a Cazzago. Sicuramente chi l'ha abbattuto ci dirà che era malato, ma non è malato, perché quelle parti scure che vedete sono gli effetti della pioggia. È stato abbattuto pochi giorni fa ed era, credo, l'albero più grande di Cazzago. E andiamo avanti così, perché l'inizio della via, vedete, per via Serraglio, che è anche l'ingresso della città di Dolo da nord, è questo, vedete l'abbandono nel quale versa. E se voi entrate a Dolo da sud, vedete invece una bellissima casa dei contadini prima dell'ospedale che sta cadendo. Se entrate da est, vedete un'altra chiesetta con una villa che sta ormai cadendo. Mentre costruiscono case nuove, e vedete in questa linea qua, sempre di Cazzago, cos'è che notiamo? Notiamo degli alberi particolari che non sono del nostro territorio, perché sono dei sugheri. Perché va di moda avere il sughero in giardino e la rumena sotto le coperte? Sempre a Cazzago, vi busto questi flash, dopo vedrete che mi collego con l'iridologia. Questo, come vedete, è un parcheggio notturno, illuminato, deserto. Sapete perché è deserto? Perché è il parcheggio del cimitero di Cazzago. Allora, secondo voi può essere illuminato tutta la notte, non sono luci a risparmio energetico, ma è quello che succede nelle nostre realtà. Dopo i comuni non ce la fanno più, no? Quindi ci aumentano l'IMU, ci fanno le tasse. Qualcuno di voi va al cimitero a mezzanotte e ha bisogno di un parcheggio illuminato per caso? I morti hanno bisogno di luce, sono già passati alla luce eterna. Sempre a Cazzago, sempre fatta l'altro giorno, questa è la foto della Pionca, invece vedete che qui ci sono dei tubi che cercano di arginare un piccolo inquinamento, che loro dicono piccolo, su questo fiume, siamo in prossimità di Lando, e qui vedete che questo colore iridescente non è in tema con l'iride dell'iridologia di oggi, ma è in tema col petrolio, siamo in tema di inquinamento. Detto questo, che le ho buttate qua all'ultimo momento per darvi solo dei flash, per farvi capire appunto dove stiamo vivendo e come stiamo vivendo. Villa Bembo, qualcuno forse non ci conosce, ma vedo tante facce note, quindi sapete già cosa facciamo. Noi ci muoviamo nel campo dell'arte, della cultura, della salute, dello sport e ultimamente anche della politica, perché chi ha ricevuto i messaggi ha visto quale politica portiamo avanti. Portiamo avanti la politica di quel signore là, che non ha niente, vedete quel leone? Non ha niente a che fare ovviamente con la Lega o con visioni di questo tipo, ma è la rappresentazione del leone di San Marco con il quale noi vogliamo identificare le nostre origini, almeno di popolo veneto. Assieme al logo del Doge di Villa Bembo, voi ricevete adesso, anche quando c'è della posta, il logo del leone di San Marco, con tutte le caratteristiche che ha questo logo. E una delle prossime serate, se sarà possibile, ci troveremo come si chiama, mi sfugge il nome, quello che siamo andati a Venezia, Paola. Borsetto, con il dottor Borsetto, che magari ci farà una panoramica della storia di Venezia. Allora, questa sera l'argomento è iridologia. Io sarò molto breve, vi terrò qua 2 o 3 ore, dopo passerò la parola a Lorito. A proposito, sulle sedie avete una borsetta che contiene un blocco, una penna, una brochure di un'azienda che ci ha sponsorizzato e anche 200 euro per pagarvi del disturbo di aver partecipato. L'occhio. Voi sapete che l'occhio ci permette di interfacciarci con la realtà, ma ci dà anche molte informazioni a volte sbagliate o comunque contraddittorie. Tutti voi vedete questa immagine in movimento, invece è un'immagine ferma. Se noi potessimo stamparla, potete tirarla giù dopo dal sito stamparla, vedrete che è ferma. Però l'occhio, con le sue distrazioni, non sapevo neanche io, è causa, per esempio, della maggior parte dei tamponamenti, lo sapevate? E c'è una bella differenza tra i tamponamenti che per distrazione fanno le donne, che si distraggono, sapete perché le donne?
e vanno a tamponare la macchina, oppure vanno, guardano in borsetta se hanno i pannolini, guardano se sullo specchietto se il rimel è giusto, guardano se, se l'infiltrazione che sono fatti gli ha fatto girare l'occhio troppo. Invece il maschio fa anche lui incidenti stradali da tamponamento, ma sapete cosa causa la sua distrazione? Le gnocche che passano per strada. Tanto è vero che, adesso non mi ricordo, in un paese, mi pare, non so se del napoletano o del Lazio, a seguito dei troppi incidenti, si era deciso di rimuovere un cartello di quelli serie pubblicità del Vecisino, la Pella, non so chi, perché c'erano troppi incidenti. Allora il parroco portava avanti la rimozione del cartello perché era anche un'offesa al decoro pubblico, e invece il carrozziere diceva no, dovete tenerlo perché gli interessi non sono mai gli stessi. Allora l'occhio è uno degli organi pari, assieme per esempio alle orecchie, alle mammelle, ai polmoni, ai reni, ai testicoli, alle ovaie. Esistono effettivamente anche degli animali monocoli, ma sono rari. Per esempio c'è una specie di granchi di acqua dolce, si chiamano ciclops, il nome ciclope, sono gamberetti molto piccoli che hanno un solo occhio, oppure però la maggior parte degli animali, dagli anfibi ai rettili, agli erbivori, sono dotati di due occhi, a parte la passera di mare. No, questa non è la passera di mare, c'è la Fabiola qua. Questa è la Fabiola prima che ti operassi al seno per farti la mastoplastica riduttiva, che dopo si è anche pentita perché si è tolta troppo il seno e è rimasta senza. Però se noi guardiamo questa specie di passera di mare, non è un monoseno, non è un monoculo, perché se la giriamo ha una mammella e un occhio anche dall'altra parte. La vera passera di mare è questa, che neanche sia passera di mare. Non vedo Luciano a proposito. No, non c'è Luciano, mi spiace. Beh, non vorrei che qualcuno pensasse che noi facciamo delle serate porno, ma voi sapete, chi ci conosce lo sai, i nostri associati vengono per due motivi, o per mangiare o per vedere queste foto. C'è qualcuno che è qua per cultura, per caso? Alzi la mano che è qua per motivi culturali. Una sola, grazie. Dopo il dottor Lolito allora vedrà l'aspetto culturale della serata. L'unico animale monocolo è questo qua, che io non so neanche come si chiama, ma chi è bambino lo sa sicuramente, si chiama Mike Wazowski, o una cosa del genere. Ah, lo conosci? È uno dei personaggi del, come si dice, dei monster, vero? Però allora, torniamo al discorso di due occhi. Noi non sappiamo perché abbiamo due occhi, però se andiamo così nelle culture orientali, forse loro sanno perché abbiamo due occhi. E vediamo quale potrebbe essere il motivo. Questo è il simbolo del Tao. Come vedete, secondo appunto la cultura, quella indiana, quella cinese, abbiamo un occhio sinistro che corrisponde alla luna, all'acqua, alla materia, alla passività, alla conoscenza riflessiva, al rinnovamento, all'anima, al cervello, al femminile, alla madre, quindi in definitiva allo yin. E dopo abbiamo un occhio destro invece che corrisponde al sole, al caldo, quindi al fuoco, alla forma, all'attività, al futuro, alla conoscenza intuitiva, all'essenza, allo spirito, al cuore, al maschile e in definitiva al padre. Vi prego di notare come all'occhio sinistro, cioè allo yin, corrisponde al cervello, mentre all'occhio destro, cioè allo yang, corrisponde al cuore. Cosa vuol dire? Che nel rapporto di coppia chi sa fare bene i conti solta la donna. Vi farò una panoramica, un viaggio molto breve dell'occhio nella storia, nel mito, nella religione, nell'arte, nei gioielli, nei proverbi, nella natura e nella medicina, ma più che altro così per introdurre l'argomento e per avere una panoramica culturale sull'occhio. Parlando del mito, e in tema con la serata di oggi, che è dedicata all'iridologia, dobbiamo parlare di Iride. Iride, che era una divinità non collegata al culto, infatti non esistono tempi dedicati a Iride, ma è legata al mito. Il culto invece era legato all'equivalente di Iride, che era Hermes o Mercurio, che era quello che portava i messaggi. Iride cosa portava? Portava anche lei messaggi, ne portava molto meno e portava messaggi cattivi, sempre messaggi brutti comunque. Quando Giove aveva una missiva brutta da dare agli umani, si serviva di Iride. Ed è strano però che lei, portando questi messaggi, quindi percorrendo la strada dall'Olimpo alla Terra, attraverso le sue ali dorate, lasciasse delle gocce di rugiada che con l'effetto della luce diventavano iridescenti e creavano appunto l'arcobaleno. È strano anche che tutto quello che a volte, cioè Iride, abbiamo detto, porta brutti messaggi, però è una dea molto bella e anche l'arcobaleno è molto bello. Quello che nella vita può essere vestito di bello, di felicità, a volte può contenere il suo interno, c'è anche un significato qua, può contenere un messaggio. Qui la vediamo in un dipinto di Pierre Narcisse, un francese, che è conservato all'Ermitage, e dopo la vediamo anche in una statua che si trova
o meglio, si trovava nel frontone del Partenone di Atene, adesso si trova a Berlino ed è di Fidia. Sempre nel campo del mito abbiamo il mito di Iride e Osiride e del loro figlio Horus. Questo mito è uno dei miti più importanti. Iside, e secondo qualcuno Horus, invece suo figlio, sarebbero anche le divinità della medicina egiziana. Cosa dice il mito? Io ve lo faccio molto breve. A un certo punto Sette, che era zio di Horus, geloso di Osiride, l'ha ammazzato, ma siccome ai tempi si usava anche risuscitare, per essere sicuro che Osiride non risuscitasse, lo ha smembrato e tutti i pezzi li ha buttati in mare, li ha buttati, li ha dispersi in giro. Iside, che l'amava molto, è andata in cerca di tutti questi pezzi ed è riuscita a trovarli tutti ed è riuscita a ricomporre il corpo del marito. Solo un pezzo non ha trovato, che era il suo uccello, perché era stato mangiato dal pesce, secondo un altro mito, Ossirinco, mi pare. Cosa ha fatto allora? Ha fatto un fallo di legno. L'ha impiantato sul marito, si è trasformata in falco, si è seduta sopra il marito, ha cominciato a battere le ali per infondergli lo spirito vitale. Non sappiamo se Osiride è rinato, sappiamo sicuramente però che lei è rimasta incinta attraverso questo meccanismo. E ha partorito Horus, e quando è nato ed è diventato grande, saputo dalla madre come era stato ucciso suo padre, è andato in cerca di Sette e nella lotta furibonda che ne è venuta fuori l'ha ucciso. Sette ci ha rimesso un coglione e Horus ci ha rimesso un occhio che poi gli è stato ridonato ed è l'occhio appunto che protegge dalla malvagità. Un'altra leggenda che riguarda gli occhi viene da una pianta, il guaranà. È un rampicante che vive nella foresta amazzonica. È una pianta da cui. Cosa c'è? La tua viola ha sperimentato, ha fatto un proving Ah, hai fatto un provi guaranà. col Potrebbe guaranà? dire cosa ha provato Puoi anche? dircelo subito. Dai, No, diccelo. vabbè, ho sognato, è difficile da raccontare. Chi è che mi prende un po' di acqua? Mio, ce l'ho io. Ho sognato tanti occhietti nel mio stomaco che assomigliavano alla pianta del guaranà, solo che non riuscivo ad avvicinarmi, era come un incubo, come di foresta. Cercavo di camminarci in mezzo con tutte queste cose che volevo afferrarle, volevo prenderle, ma non ci arrivavo mai. Praticamente un incubo. Il guaranà ha l'effetto calmante, penso, Si sul può. 99% delle persone, ma non su me, perché No, non io. su tutti, perché può avere anche un effetto eccitante, però di Ah, non l'ho solito più è una presa. pianta che viene utilizzata perché contiene un analogo della caffeina, la guaranina, con il suo potere adattogeno stimolante, anche perché induce un senso di sazietà, quindi si usa o si usava nelle diete dimagranti. E ti fa anche guardare dentro. Ti fa anche guardare dentro, sì, ti crea dell'introspezione. Cosa dice il mito? È una storia che è un po' uguale alla nostra Giulietta Romea. La principessa Cereaporanga, che viveva appunto nella foresta amazzonica, si era innamorata, come succede sempre, di un uomo che era della tribù avversa, con i quali erano in guerra. Capendo che non avrebbero mai potuto coronare il loro sogno d'amore, hanno deciso di fuggire nella foresta. Nella fuga sono stati inseguiti dai guerrieri di suo padre. E ce la stavano facendo quando Cereaporanga ha visto un anaconda malato e si è fermata per curarlo, e questa sosta gli è risultata fatale perché i guerrieri la stavano raggiungendo. Capendo che avrebbero ammazzato il suo amante, allora ha chiesto all'anaconda di avvolgergli e di stritolargli tra le sue spine in un ultimo abbraccio mortale. I guerrieri, quando arrivarono, trovarono la principessa morta e disperati chiesero alla dea della bellezza di ritargli almeno gli occhi della principessa. Ed è in questo modo che dagli occhi di Cereaporanga, la divinità della bellezza, nasce una pianta che ricorda, come vedete, degli occhietti. Noi non abbiamo storie così poetiche, ma abbiamo lo stesso gli uccelli dall'occhio. Magari sono buoni per altre cose. Gli uccelli, scusate, mi fagiano dall'occhio. Allora, l'occhio nella religione, l'occhio di Horus, l'abbiamo visto prima, l'occhio di Allah, che è stato in Marocco piuttosto che in Turchia, ha portato a casa sicuramente come souvenir questo cerchio di vetro che rappresenta Allah. Scusate, l'occhio di Buddha. Lo trovate su tutte le pagode, su tutti i templi in Cina, in Nepal, in Tibet. L'occhio di Santa Lucia, qui lo vedete rappresentato sotto forma di candeline votive. Chi è stato nella chiesa di Qualcuno è stato nella chiesa di Santa Lucia? A Venezia, mai? Sì, come hai fatto? Beh, lavoro là, quindi.
Perché è stata battuta nel 1861? Le spoglie di Santa Lucia. Esattamente, non lo sapevo neanche io, non ho detto più imbarazzo, perché molti pensiamo di andare nella chiesa di Santa Lucia, ma non è vero, andiamo nella chiesa di San Geremia, che è in campo San Geremia, perché la chiesa di Santa Lucia nel 1860 circa, per far posto alla stazione di Venezia, è stata demolita, tant'è vero che la stazione ferroviaria di Venezia si chiama in suo onore Santa Lucia. Sempre poco più avanti abbiamo un'altra chiesa, che è la chiesa di Maddalena, o della Maddalena, dove... nel frontone, quella chiesa è molto bella. Ah, nella chiesa di Santa Lucia c'è anche un bel dipinto di Palma il Giovane che rappresenta l'incoronazione di Venezia, per restare in tema con San Marco. Poco più avanti, il secondo ponte dopo il ponte delle Guglie, a destra c'è questa chiesa della Maddalena, dove sul frontone c'è questo simbolo che rappresenta l'occhio di Dio, ma rappresenta anche un simbolo esoterico, rappresenta anche un simbolo alchemico ed è anche un simbolo dei Templari. E infine, ma insomma, solo per citare i più importanti, abbiamo l'occhio di Shiva, cosiddetto anche terzo occhio. Io ho una collana che mi sono messo oggi, che è fatta proprio con delle agate che rappresentano l'occhio di Shiva, che dovrebbe proteggermi e aiutarmi, ma finora non ho visto risultati. Allora, terzo occhio. Devo chiederlo alle pietre? Me le ho pagate, cioè ho già dato il mio contributo, devo chiederlo. Vedo che sei esperta, adesso quando parleremo di pietre magari. Questa signora, magari non la conoscete, però è sicuramente induista, perché ha rappresentato qua al centro il terzo occhio. Chi è andato in India sicuramente gli sarà capitato, entrando nei templi, che trovi il sacerdote che ti apre il terzo occhio. E è Shiva Rananda, è una sessantenne, e dovrebbe essere conosciuta perché quest'anno, soprattutto l'anno scorso, che era l'anno dedicato alla decrescita, ha tenuto parecchie conferenze anche in Italia. Ha ricevuto il premio Nobel cosiddetto alternativo, che si chiama, aspettate, non me lo ricordo più come si chiama questo premio, agli Right Livelihood Award, cioè il premio al corretto sostentamento. È un'alternativa al premio Nobel, perché non viene dedicato a scienziati, ma viene dedicato a persone che si occupano ai corretti stili di vita, che si occupano all'agricoltura sostenibile, che si dedicano alla salute di chi non può, non ha i mezzi per tutelare la propria salute. E nelle parole del suo creatore, che è anche uno svedese, questo premio doveva aiutare il nord a trovare una saggezza che corrisponda alla scienza che possiede, e noi invece a trovare e il sud a trovare una scienza invece che corrisponda all'antica saggezza che ha. E fai una parole molto, molto belle, molto importanti. Se noi riuscissimo a dare la nostra tecnologia ai paesi poveri, e i paesi poveri riuscissero a darci la loro saggezza, forse avremmo risolto molti dei problemi che abbiamo. L'iride, o comunque l'occhio, e l'arte, e questo lo conoscete, è il Pantheon, è un edificio che è stato costruito nel periodo da Adriano, primo secolo dopo Cristo. È stato costruito su precedenti augustei che erano state demolite, però dopo questo che vediamo noi è quello di Adriano. Vedo che stai attento. Allora, a proposito, abbiamo dimenticato di dirvi, faccio una piccola pausa, che dopo la serata faremo una chiacchierata assieme sugli argomenti, ma ci sarà un piccolo buffet con delle torte che hanno fatto le nostre iscritte, come al solito, e che non ringrazierò mai abbastanza, perché sono anche molto bravi, quindi dopo faremo un piccolo buffet e staremo assieme. Cos'ha di caratteristico questo Pantheon? Che ha la sommità a un foro che ha un diametro di 9 metri, da quale entra la luce. Non entra solo la luce, ma potrebbero entrare anche dei messaggi divini. Un'altra caratteristica è che questo foro, nonostante sia aperto, non c'è un vetro sopra, non piove dentro, perché si crea un microclima all'interno del panto, che crea come una barriera per cui la pioggia o evapora prima, o comunque non piove. E ha delle caratteristiche particolari rispetto alla sezione aurea, è costituito la sua larghezza uguale all'altezza, per cui è un quadrato che circoscrive una sfera. E mi ricorda un evento di quando ero 25 anni fa, un medico ancora appetibile per le aziende farmaceutiche, perché non capivo niente, quindi bastava che uno mi dicesse prescrivi questo, io lo prescrivevo. E in quei tempi ho fatto, assieme a molti miei colleghi, tanti giri in giro per l'Italia e anche in giro per l'Europa, a spese delle medicine che prendevate voi. Voi pensavate di curarmi, ma effettivamente invece pagavate i miei viaggi. In uno di questi viaggi ero dentro al Pantheon con alcuni colleghi. Non c'era il dottor Lorito, non mi ricordo. Tu sei stato al Pantheon, Lorito, l'ho perso.
Io sono un animale polare. Ah, ecco, buono, infatti non ha mai partecipato. Però sai che queste cose esistono. Sì, ma in principio le ho rifiutate. Bravo. Ma io ero troppo giovane, troppo inesperto. Mi vado scattatati, come si dice. Allora, cos'è successo? Ero dentro il parco con questi colleghi e non era più l'ufficiale. Ero tornato da poco dall'India, mi sono messo al centro, sul pavimento, e guardavo in alto perché pensavo, buonasera, che avrei forse percepito qualcosa da questo foro che entrava, oltre alla luce, e che avrei percepito una vibrazione. Eccetera. Allora un collega mi fa, cosa stai facendo? Mi sto caricando di energia. E ma va, mi fa, prova e gli faccio, no? Allora, ho messo al centro, mi sono messo alle spalle, adesso tu isolati dal contesto, no? E cerca di percepire le vibrazioni. Senti qualcosa? No, non sento niente. E provo ad alzare le mani, gli faccio. Alzando le mani, ha alzato anche la giacca. Alzando la giacca ha scoperto il portafoglio, io da dietro glielo ho sfilato. Per scherzo, ovviamente. Quello che è successo dopo però è stato un po' più drammatico, più difficile, perché il servizio di sicurezza, cioè i carabinieri mi hanno visto. Si sono avvicinati e ho fatto fatica a spiegare che era uno scherzo. Allora. Sempre nell'arte qui abbiamo invece l'occhio di Escher. Escher è un disegnatore dei primi del Novecento e qua lui si vede del suo occhio riflesso in uno specchio concavo e all'interno della pupilla vede il suo futuro, cioè la morte, è un così la tragicità che segue la vita. Però io ho ricostruito l'occhio di Escher, l'ho messo al posto della pupilla, è riuscito a individuare cos'è quella cosa là, tricolore? Qualcuno ha idea? Una coccarda, magari fosse una coccarda. Ve la mostro meglio, è una fresa, 9 cm di diametro, come il foro del Partenone. Metri. Sì, scusate, 9 metri di diametro, come il foro del Partenone. E prima parlavamo di Veneto City, qua è già in atto una devastazione del territorio. Adesso hanno finito di montarla, non so se sia già in uso, hanno anche il coraggio di metterci la bandiera italiana. Poi abbiamo l'occhio di Begrifo, un surrealista. Sapete che i surrealisti accostano delle cose reali, ma in maniera reale, in modo da creare dei conflitti o comunque da far porre delle domande a colui che guarda l'opera. Quindi infatti vediamo un cielo che non capiamo se è un cielo che si riflette sulla cornea oppure che è un cielo che è dentro l'occhio. Come dire che non sappiamo se quello che siamo noi siamo all'interno o è all'esterno di noi la verità. Un altro bel dipinto che rappresenta l'arcobaleno di Koch è l'offerta di Mosè dopo il diluvio universale. E dopo il diluvio universale pare quasi che Dio si fosse pentito. E allora, mi pare la Genesi ha chiamato Mosè e gli ha detto, ecco, io come patto di alleanza tra te e la stirpe vi prometto che non ucciderò mai nessun essere umano più e come segno di questo patto vi do l'arcobaleno, tutte le volte che io lo vedrò nel cielo mi ricorderò di questo patto che ho stabilito con voi. Noè. Sì, capitemi ogni tanto. Allora, un altro quadro che riguarda l'occhio e che riguarda l'iride è di questo collega Sergio Lai, è un nostro collega, un collega medico, fa medico di base, alla mia età lavora a Cagliari, io l'ho scoperto per caso, gli ho telefonato, lui mi ha mandato questa immagine che io proietto volentieri, vedete l'enigma della città degli occhi piangenti, nonostante l'allegria del quadro, perché sono bei colori, gli occhi hanno tutti delle lacrime e ogni lacrima ha un colore diverso, come dire che il dolore di ognuno di noi è diverso dal dolore degli altri. C'è anche una tematica ambientalista ecologista, perché vedete che nel fondo c'è una centrale nucleare, eccola là, e è un occhio che rappresenta la vicenda triste di questo collega che voleva fare l'oculista, ma probabilmente non aveva le raccomandazioni per entrare in scuola specialità e quindi ha fatto il medico di base. Suo padre è morto da poco, senza avere la possibilità di ottenere il trapianto di cornea per il quale era in attesa, infatti qua abbiamo un cestino di cornee che aspettano di essere trapiantate, nel frattempo partono e contemporaneamente abbiamo un camion pieno di occhi che va verso la discarica perché nonostante la crisi dei trapianti non riusciamo neanche a utilizzare quelli che dovremmo fare. E poi ci sono gli occhi forse più famosi, penso che non abbiano bisogno di commento, conoscete tutti? Bene. Erano nostri, anche questi erano a Firenze, adesso studiamo i francesi, non ci porteranno via solo l'Italia, ma ci hanno già portato via anche la Gioconda. Occhi e modo di dire. Allora, occhio per occhio, mangiare con gli occhi, mi raccomando, dopo quando andiamo al buffet cercate di mangiare con la bocca, ma anche con gli occhi, se no non basterà per tutti. Guardare la trave negli occhi degli altri, non accorgersi della pagliuzza nel proprio, anzi guardare la pagliuzza nell'occhio, c'è un errore qua, non accorgersi della trave nel proprio occhio. Avere occhio di riguardo, avere occhio,
costare un occhio della testa, guardarsi negli occhi, essere nell'occhio del ciclone, occhio non vede, cuore non vuole, anche l'occhio vuole la sua parte, chiudere un occhio, oggi succede troppo spesso, gli chiudiamo anche tutti e due, vedere per credere, se il tuo occhio destro ti occasiona di peccato, buttalo via da te, perché ti conviene entrare in paradiso senza un occhio piuttosto che andare all'inferno, diceva il Vangelo secondo Giovanni. E qual è l'occhio destro? L'abbiamo visto prima. È quello maschile, è quello dell'anima. Quindi pare di capire che... Il cuore. Scusate, sì, quello... Lo yang. E lo yang qual è? È quello maschile? Maschile. Maschile, che cosa ho detto? Cuore. Perché mi avete corretto? Avevo detto anima, scusami. Poi abbiamo l'occhio nella natura e qui abbiamo esempi bellissimi, vedete questa farfalla che si è messa un occhio sull'ala per non essere preda dei suoi predatori, l'occhio di camaleonte, e prima o poi ci trasformeremo tutti così, perché mai li vedete i ragazzi di oggi com'è che camminano così, no? Quindi un occhio guarda il cellulare e uno guarda, prima o poi diventeremo strabici anche noi. Poi abbiamo un bellissimo occhio di tucano e dopo l'occhio del pavone, e poi abbiamo questi bellissimi occhi di questa bambina che vedremo anche dopo. L'occhio e le pietre preziose, che qua avevo sentito che c'era qualcuno che era esperto in pietre preziose, o meglio, pietre dure più che pietre preziose, perché molte di queste pietre dure vengono portate proprio per il loro potere terapeutico. Qui abbiamo l'occhio di tigre, che attrae ricchezza materiale e stimola l'attività sessuale. E principalmente sono tutte agate, sono tutte anche molto simili dal punto di vista. Ho preferito mettervi l'animale piuttosto che la pietra, perché non diceva niente dal punto di vista dell'immagine, se no bisognava averla naturalmente. L'occhio di falco, che migliora la circolazione, la vista e la digestione. L'occhio di gatto, che stimola la concentrazione e favorisce la guarigione. L'occhio di Santa Lucia, abbiamo visto prima le candele di Santa Lucia, e qui abbiamo la bloma rugosa, che è un gasteropode, una conchiglia che vive anche viveva nei nostri mari, perché adesso sono di pescarla per fare con l'opercolo, eccola qua, queste specie di gioielli che sono molto apprezzati per il loro potere e non si trovano quasi più. E questa porta conoscenza e saggezza, e praticamente è conosciuta anche come, qualcuno può averla trovata, non so, come occhio di Naxos se la prendi in Grecia, come occhio di Sirena se la prendi in Africa, come occhio di Shiva se la prendi in Oriente. Cos'è che fa questa come si dice, questa pietra? Aiuta la conoscenza. Qui vedete uno stereogramma, o meglio un autostereogramma. Non so se qualcuno di voi li conosce, se vi concentrate un attimo e lo guardate guardando all'infinito dovreste vedere un'altra immagine. Volete fare una prova? Qualcuno ci riesce? Delle ballerine? Sì, io vedo dei fenicotteri. Dei fenicotteri? Ballerine e fenicotteri. Degli uccelli. Non dovete guardare quello che vedete, perché allora sì, dovrete guardare oltre la parete. Ve lo do come esercizio da fare a casa, dopo vedrete che quando vi sarete abituati diventerà più facile. Io quando sono stanco faccio fatica, perché sì, io so già qual è l'immagine, quindi la vedo anche più facilmente. Però ho notato che quando sono più rilassato, quando sono, come posso dire, non ho nessun tipo di problema, riesco a vedere immediatamente l'immagine. La tecnica per vederla è prendere un foglio, tenendolo così a 50 cm e fissare non l'immagine ma quello che c'è dietro il foglio. A poco questa immagine si sgrana, e nel caso specifico, siccome parlavamo della spirale, compare una spirale, e compare la spirale logaritmica che si collega alla sezione aurea, che si collega al numero magico 1,618. Sono tutte cose che vi butto così, non per erudizione, ma perché magari trovate lo spunto dopo per andarvi a cercare qualcosa. E dopo abbiamo l'occhio di bue, e troverete i biscottini a forma di occhio, dopo là, che sono stati fatti dalla Paola e dalla Fabiola, che allontana i guai e ci aiuta ad abituarci a non avere stanchezza durante i cambi di stagione. Ovviamente tutte queste cose sulle pietre, io ve le metto, ve le dico come potrei parlarvi di un oroscopo. C'è tutta una, come posso dire, io non voglio neanche chiamarla scienza, comunque c'è tutta una saggezza dietro queste cose, ognuno troverà dopo la sua strada. Uno potrà prendere appunto come leggi l'oroscopo per divertimento, o potrà effettivamente portare una pietra, perché quella pietra ha un valore, ha un ricordo, ha un'energia. Ma dalle nostre parti c'è qualche posto dove possiamo
fare le pietre. Qui la bimbo. E ora dice o... No, ma ti sembra che vi ho fatto venire qua per prendervi le pietre. Al momento di uscire vi verranno vendute anche le pietre. Allora, l'occhio nella medicina è l'argomento in qualche modo del giorno. L'occhio in medicina è un argomento anche molto importante. Qua vediamo la prima immagine, è un occhio itterico, ma in tutte le culture, in tutte le medicine, l'occhio è collegato al fegato, alla digestione. Quindi no. Dopo vediamo un occhio tireotossico collegato all'ipertiroidismo. L'occhio, questo è l'anello di Kane Fleischner, legato alla malattia di Wilson, che è una malattia metabolica ereditaria dove c'è un difetto nel metabolismo del rame, una malattia molto grave, può portare a morte. E poi vediamo gli occhi della trisomia G21, oppure del Down, oppure del mongoloidismo, che sono gli occhi di quella ragazzina, di quella bambina che vi mostravo prima. Dopo ovviamente gli occhi hanno ancora molte altre valenze in medicina, e ne hanno una in particolare nell'iridologia, di cui parlerà fra pochissimo Daniele. L'occhio e la luce. Non sappiamo da molto tempo che la luce, pur essendo visibile anche dall'uomo antico, che passando la luce attraverso, non so, una goccia di rugiada si scomponeva, il primo che ha fatto studi sulla scomposizione della luce è stato Newton, il quale, facendo passare un raggio luminoso bianco attraverso il prisma, ha visto che si scomponeva in 7 colori, che erano lo spettro del visibile. E uno di questi aveva un indice di rifrazione particolare, difatti vedete che l'angolo del rosso è minore dell'angolo del violetto. E un secolo dopo, Goethe, che era quasi fanatico dei colori, e ha scritto anche un trattato sulla storia dei colori, come si intitola, una cosa del genere, e si è accanito contro Newton, perché Newton aveva dato un'interpretazione esclusivamente meccanicistica, e ha detto: la luce si scompone, è fatta di più colori, ma questi colori che compongono la luce, secondo Goethe, avevano anche un valore simbolico, avevano un valore religioso, avevano un valore energetico. E quindi lui ha scritto tutto questo trattato sulla luce. E dopo c'è questo spettro e questo 7, e il numero 7, dopo, se fate una ricerca, vedete che rientra in tantissime cose, non so, dai 7 veli di Salomè ai 7 giorni della settimana, alle 7 piaghe d'Egitto, alle 7 virtù cardinali, eccetera. Eccola qua, anche la bandiera che molti di noi mettono fuori dalle finestre è fatta con i colori, con i 7 colori dell'iride. E se uno così è appassionato di medicina orientale, saprà che i chakra sono 7 e che hanno un colore che corrisponde ai colori dell'iride. Questo è il signor Hux, è morto, è vissuto a cavallo tra fine 800 e morto un paio negli anni 60, era un giornalista inglese e ha scritto un romanzo che vi consiglio di leggere se avete tempo, Il Nuovo Mondo, nel quale lui ipotizzava cosa sarebbe successo fra 30 anni nel campo della medicina, nel campo del controllo con gli psicofarmaci, nel campo del coinvolgimento della popolazione, nel campo delle guerre. Dopo 25 anni ha riscritto un libro che si chiama Ritorno al Nuovo Mondo, nel quale constatava che purtroppo tutto quello che lui aveva preannunciato si era realizzato. Ma lui era anche molto, come posso dire, caustico con la medicina. E questo aforisma è suo: la scienza medica ha fatto tanti progressi che oggi praticamente non c'è una persona sana in circolazione. Perché? Perché oggi, una volta il medico cosa aveva a disposizione per aiutare il malato? Aveva l'interrogatorio, quindi gli faceva le domande, ascoltava le risposte, gli guardava l'occhio, gli guardava la lingua, gli guardava la struttura, gli guardava le urine. Adesso cos'ha il medico? Ha le stesse cose, ma non mi risulta più che ci siano medici che guardano l'ammalato, che lo visitino, che lo ascoltano. A tonnellate di esami corrispondono quintali di medicine. Praticamente la linea usa bene poi, no? Ci affibbiano delle malattie che non sapevamo di avere per darci delle cure che non vorremmo fare. Allora bisogna che torniamo indietro, bisogna che forse arriviamo a una medicina più umana, più semplice, con delle metodiche che meno invasive. Una di queste la vedremo stasera, tonnellate di esami, centinaia di referti, migliaia di immagini. Noi siamo pieni a casa nostra di PSA, di mammografie, di densitometrie, di esami di qualsiasi tipo. E dopo ci manca l'ultimo occhio, il famoso occhio clinico, quello che dovrebbero avere i medici, che purtroppo molti medici non hanno più l'occhio clinico, hanno invece l'occhio cinico. Non gli interessa più cosa ha il malato, ma quanto ha. E mi perdonerà Ippocrate, ma questa è la figura di Ippocrate oggi. Al posto dell'occhio per vedere il malato, lui ha 2 belli euro. L'ultima diapositiva, no, la penultima, qui vediamo sempre a proposito di occhio, il Caravaggio, San Tommaso,
dopo che Cristo è morto e risuscitato, è andato a trovare i discepoli, ma San Tommaso non c'era. Quando è tornato San Tommaso, dice, sai che è venuto Gesù? Ma va, non ci credo neanche se mi fio un dito nella piaga e neanche se lo vedo, solo se lo vedo con i miei occhi. Allora Gesù è ritornato e ha detto, tu hai creduto perché hai veduto, beati coloro che credono senza aver visto. Ma io vi dico, credete solo quello che vedete, però fidatevi di Villa Bembo. E per ultimo abbiamo un omaggio alla Siria. Questa foto l'ho fatta 6 o 7 anni fa a Damasco. Questo è Al-Azen, è un medico siriano, nato a poca Bosra, a poca distanza da Damasco. Probabilmente questo museo della medicina non c'è più. E perché era importante questo medico? Perché aveva fatto degli importanti studi sull'occhio e anche sull'ottica. E adesso con questo cedo la parola al dottor Daniele Lorito e vi ringrazio. Facciamo il cambio, se no ci siamo. Questo funziona? Quello funziona? FN F7. Sentite, sì? Ma io credo che dirò poco dopo tutta questa meravigliosa esposizione a cui sono stato attento e anche ho imparato. Niente, che cos'è l'iride intanto, che cos'è l'iridologia, cosa possiamo avere dall'iridologia? L'iride che noi studiamo, l'iridologia, è lo studio della parte anteriore dell'occhio, quindi quella colorata, okay? Sia della parte colorata sia della parte della congiuntiva, che è la parte quella bianca che normalmente noi vediamo. Quindi c'è la possibilità di proiettare l'organo su questo cerchio, no? Che è l'iride, e anche sulla parte bianca, quindi anche sulla sclera. L'iridologia è un'arte che il primo volume che è nato in Europa è 1850, quindi non è, è una scienza, è una tecnica così diagnostica, soprattutto preventiva, che è nata da poco, quindi è giovanissima. Possiamo dire che l'iridologia, l'evoluzione dell'iridologia è nata intorno al 1850 ed era esclusivamente sul piano fisico. Quindi noi possiamo proiettare gli organi del nostro corpo umano in questo cerchio e possiamo vedere se eventualmente possiamo avere una predisposizione a incontrare una malattia oppure no. Quindi non facciamo diagnosi con l'iridologia, abbiamo altri mezzi per fare diagnosi. L'iridologia ci permette un attimino di avvicinarsi alla predisposizione. Cioè, Daniele a che cosa potrebbe essere predisposto, quindi in senso preventivo, ecco il discorso che si faceva anche prima, cosa posso fare per non incontrare la malattia a 40 anni e magari forse la incontrerò a 70 o forse non incontrerò neanche mai. Ecco, questo è uno delle dimensioni dell'iridologia. In realtà la iridologia si fonda su, sembra, piccolo pezzo del corpo umano, ma io lo chiamo un mandala. In realtà attraverso questo disegno colorato che noi abbiamo nella parte anteriore del capo, a destra e a sinistra, perché sono due, in realtà possiamo cogliere proiettare i nostri organi e in base ai segni cogliere le predisposizioni. Quindi abbiamo in generale una pupilla, tanto perché uno
Beh, direi che l'occhio è stato creato dalla luce per essere vista. Ci siamo? Perché altrimenti non avremmo organi per vedere la luce. Quindi dobbiamo farci anche una domanda: nella pupilla, una volta che la luce entra, che cosa rimane di questa luce? Rimane semplicemente un segnale, un'immagine, oppure rimane qualcosa di più? Se pensiamo ai fotoni, pensiamo che dovrebbe rimanere qualcosa di più. Quindi rimane un'immagine, però la luce si spegne nell'occhio e una parte di questa luce che apparentemente non vediamo che si spegne va a nutrire un'altra luce che è nel sacro. E questo poi si riallaccia a tutti questi meccanismi dei chakra, eccetera, eccetera. Bene. C'è una luce che noi assorbiamo, però c'è una luce che emettiamo. Ci siamo? Quindi l'occhio non è solo un raccoglitore di immagini o di luce, ma è anche un emettitore. E in un libro di Massilio Ficino, sull'amore, dice che l'uomo si innamora attraverso lo sguardo. Perché? Perché attraverso lo sguardo, luce, si trasmette quello che lui chiama un plasma, che poi si incide sul sangue e nel sangue poi rimane questa immagine della figura dell'amato, dell'amata, per cui poi noi siamo costantemente presi da questa immagine. Interessante come all'epoca si pensava che ci fosse anche un'emissione di luce dall'occhio. Quindi abbiamo la pupilla, poi abbiamo una zona che noi chiamiamo area pupillare, che è questa, che dal nero va fino a questo bordo, che noi chiamiamo bordo della corona, e qui noi abbiamo tutti gli organi di tipo digestivo. Quindi noi leggiamo qui, diciamo, lo stomaco, che è il primo anello. Se noi lo dividiamo in due anelli, abbiamo un anello che è lo stomaco e un secondo anello che è l'intestino, l'intestino tenue e l'intestino grasso. Quindi la matrice della nostra energia è intestinale. Poi successivamente abbiamo l'area ciliare, che è questa area, e in questa area noi abbiamo poi tutti gli organi rappresentati. Questa è la prima topografia che noi avevamo nel 1850 circa, di questo von Pekezely. E poi abbiamo questa altra topografia, dove voi vedete nella parte A l'uomo, come è rappresentato? La parte alta è il cervello, quindi nell'iride noi abbiamo tutta la parte alta, come Daniele fosse messo così sull'iride, quindi la testa è la parte alta, eccetera. Poi abbiamo l'aspetto ritmico, quindi cuore e polmone l'abbiamo in lateralità, sia nasale che temporale, e nella parte bassa abbiamo che cosa? La gamba e gli organi genitali, il rene, eccetera. Quindi l'individuo è rappresentato nell'iride in piedi, ci siamo con il cervello in alto, gli organi digestivi al centro, e poi abbiamo l'aspetto ritmico, cuore, polmone, eccetera, e in sede nasale temporale, e nella parte bassa gli organi riproduttivi. Insomma. Ci siamo? Io farò un cenno a questa ideologia, insomma. Ok. Questa è un'altra topografia che noi abbiamo fatto e ci sono scritti i nomi, insomma. L'iride sembra un cerchio, in realtà non è un cerchio, è una spirale. È come quando voi avete una molla, se la guardate da sopra, la molla sembra un cerchio, però se vi spostate leggermente nella visione, e quindi spostiamo la visione del nostro modo di vedere, diventa una spirale. Qual è il concetto della spirale, che è l'iridologia moderna? Se è una spirale, io potrei, come in un ascensore, premere il primo, il secondo, il terzo e andare, che ne so, al quarto piano, al quinto piano, al sesto piano. E quindi entriamo in quello che è il concetto moderno della iridologia multidimensionale. Che cosa vuol dire? Che io faccio una fotografia, vedo un segno, ma il segno può essere letto a livelli diversi. Quindi sullo stesso segno io leggo il piano fisico, primo piano, il piano emotivo, secondo piano, il piano del tempo, terzo piano, il piano dello spazio e così via, la biografia umana, eccetera, eccetera. Quindi in realtà l'iride diventa una spirale infinita. Ok,
Quindi quando io faccio una foto e vedo un segno, questo segno posso pensarlo, ad esempio, tecnicamente come una tiroide, ma non è solo la tiroide. È anche, esempio, emotivamente sono capace di esprimere una verità mia interiore, oppure no. E questo è l'aspetto emotivo della tiroide. Ci siamo? Come se noi abbiamo un segno nel ginocchio che è qua, sì, io posso avere una condropatia, una lesione del menisco, avere avuto un incidente, eccetera, eccetera. Ma il principio è, sono libero o non sono libero? Siamo? Quindi, quando noi faremo un'osservazione di un occhio, al di là dell'organo c'è anche un piano emotivo che sta sotto l'organo. E molte volte noi ci facciamo male perché abbiamo una conflittualità che non riusciamo a risolvere. E il fisico ci porta a coscienza di questa conflittualità. Ed ecco, cioè, quindi io faccio tanti scalini e dove incontro questo uomo? Cioè, l'iridologia non è io sono un investigatore e voglio capire chi sei, non è questo lo scopo. È tu mi prendi per mano e dove mi porti a prendere un caffè, per modo di dire. Siamo? Il concetto è diverso, non è io che interpreto e sono il mago, non c'è magia. L'iridologia è matematica e geometria. Quindi, se qualcuno vi conta qualcosa di diverso, non è vero. È semplicemente matematica e geometria. Oh, sono andato avanti, penso. Bene. Facciamo qualche esempio di segni, tanto per capire che cosa io vedo quando faccio una fotografia, vedo un segno e che nome do a questo segno, insomma. Sono, la lacuna che cos'è? La lacuna indica, quando la vedo in un organo, ci siamo, indica debolezza funzionale, alterato metabolismo o un'insufficienza dell'organo o un'alterata secrezione. Facciamo conto, la tiroide potrebbe essere una alterata secrezione, un ipotiroidismo o un ipertiroidismo. Questa è la lacuna. Quando nel tessuto, questo è un tessuto normale, quando nel tessuto, nel maglione di Daniele, si forma una lacerazione, vedo la camicia, quella è una lacuna. Ci siamo? Quindi il primo tessuto superficiale, le prime fibre superficiali si lacerano e vedo in profondità. Ci siamo? Questa è una lacuna, si chiama lacuna. Ed è di solito circondata da un bordo, poi può essere aperta, non aperta, eccetera. Però questa è la lacuna. Questa è in sede classica del surrene perché è a 180 gradi, quindi potrebbe indicare ad esempio predisposizione all'allergia o predisposizione all'ipertensione. Poi ci sono tutti i vari significati. Se io ho una discromia, che è una macchia, come quando io vado a mangiare qualcosa e arriva il pomodoro sulla camicetta bianca, ecco, questa è una discromia, vuol dire una macchia, un deposito di colori, più o meno con bordi netti, in caso di macchia, o pigmento, con i colori un po' sfumati, contorni mal definiti. Ecco, queste sono, ad esempio, questa è una macchia e questo può essere un pigmento. La macchia è quando io posso interpretarla come una forma, ad esempio, questo potrebbe essere, che ne so, una donna che prende il bambino e che lo alza in un altro, un bambino. Cioè, come si faceva l'esercizio prima con l'immagine che dicevi tu, ma qui c'è una spirale, anche in iridologia, soprattutto, abbiamo questa dimensione nuova, quali archetipi posso leggere nell'iride. E se l'archetipo in realtà mi prende e mi fa vivere la vita secondo ciò che vuole lui, oppure io potrei avvicinarmi un pochino all'archetipo e stare in sella all'archetipo. L'archetipo è, tra virgolette, la forma più vicina a Dio, perché Dio ha creato con archetipi, poi l'uomo li ha nominati. Perché Adamo va davanti, anzi, Adamo viene messo di fronte agli archetipi e comincia a nominarli e a dare nome. Così si accorge che lui è simbolo e non ha Eva. Allora lui dice, ma stupidamente, perché ce l'aveva dentro Eva, non è che l'aveva fuori. Allora lui dice semplicemente al capo, dice, capo scusa, ma la mia, ho nominato tutti, cioè, l'uomo, la donna, maschile e femminile, e la mia,
la mia controparte dove sta? Lo addormenta, diceva, boh, stupidotto, lo addormenta e gli leva via una costola e da lì crea Eva. Non è andata così. Non è andata così. Com'è andata? Io so un'altra storia. Dio ha creato l'uomo. Quando si è accorto che era felice, gli ha messo a fianco una donna. Vabbè, tecnicamente è così. Ecco, questo è un altro uomo che potrebbe simbolicamente scappare, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché noi possiamo fare, in realtà, l'ideologia non è solo interpretazione, ma anche terapia. Se noi abbiamo un archetipo, in realtà noi potremmo fare dell'arte terapia sull'archetipo. Possiamo fare la terapia attraverso, che ne so, degli archetipi che possono essere le pietre, che possono essere i fiori, che possono essere le essenze degli animali. Ci siamo? Quindi l'iride ci può indicare anche, eventualmente, la via con cui possiamo entrare in contatto con l'archetipo. E queste sono tutte varie forme di pigmento. Quindi la discromia che cosa significherebbe? Deposito tossinico, cioè, esempio, se ho un pigmento marrone vuol dire che probabilmente il fegato non è ben funzionante nella sua funzione ovviamente fisiologica, non patologica. Disfunzione dell'organo o alterazione della secrezione ormonale. La cripta, devo avere quasi finito, la cripta è quando noi tendiamo a formare delle ciste o l'organismo tende a formare delle ulcere. Che cos'è la cripta e qual è la differenza dalla... La cripta è come un rombo, vedete? I bordi cominciano ad essere, cioè le punte, abbiamo delle punte, al posto di avere un ovale ben rotondo, abbiamo questa tendenza a formare un rombo, per quello che il tessuto ci permette di fare il rombo. La radiale invece è uno stato irritativo, un'infiammazione acuta o una debolezza improvvisa. Quando io trovo delle cistiti o cistiti ricorrenti o cistiti acute, eccetera, tendono a manifestarsi una predisposizione con una radiale, ad esempio, che diventa più scura quando diventa cronica. Ecco, le radiali cosa sono? Sono queste fibre bianche che noi vediamo, perché sono fibre, l'iride è formato da tessuto fibrillare, come i raggi di una bicicletta. Ok, bene, poi l'ideologia moderna. Che cosa possiamo ricavare dall'iride? Allora, noi abbiamo visto il piano fisico, ma non è solo il piano fisico. Noi possiamo ricavare anche, questo è un lavoro vecchio che è stato fatto nel 90, possiamo leggere, ad esempio, nel cronorischio, quali sono state le età in cui ho avuto dei traumi, dei cambiamenti, degli incidenti. Questo noi lo possiamo leggere, ormai da tanto tempo è documentato. Se io ho 50 anni, ad esempio, ho avuto un incidente a 30, ho avuto un incidente a 25, ho lasciato il marito, la moglie, eccetera, l'età. Che cosa, perché questo è un lavoro che è nato in seguito a un lavoro fatto all'Università di Siena sull'artrite reumatoide, perché si era visto che nelle forme di artrite reumatoide avevamo circa un anno prima, un anno e mezzo prima, un evento temporale di cambiamento. Cioè il tempo in realtà sembra così una cosa sciocca che ci passa sopra, no? E da giovani diventiamo vecchi e si muore, ma non è così. Il tempo è anche un fattore di terapia, è anche un fattore di malattia. Cioè un cambiamento, poi adesso noi abbiamo tutte queste tecniche di psico-neuro-immuno-endocrinologia, no? Dove il sistema, non so, del trauma incide sulla psiche, incide sull'immunitario, eccetera, eccetera. Il tempo è in realtà, quindi noi possiamo leggere il tempo nell'iride. Quindi possiamo leggere l'età di crisi dell'individuo. E quindi che cosa è successo, che non so, a 15 anni, a 16 anni, attraverso dei segni ovviamente. Non il motivo, cioè che cosa è successo, ma l'età in cui è successo. Questo cosa serve? Serve innanzitutto, se ho una patologia, non solo a curare, che ne so, una neoplasia mammaria a destra o a sinistra, ma a curare anche
l'evento temporale che l'ha scatenata. Molte volte una neoplasia mammaria, non sempre, può essere fonte di un disturbo temporale antecedente, che ne so, a un litigio col partner, se a destra o a sinistra con il discorso del figlio o della figlia. Non sempre tutte le patologie sono così, abbiamo anche patologie genetiche, ma quando abbiamo anche un fattore temporale dobbiamo pensare di curare non solo la neoplasia chirurgicamente, dobbiamo anche curarla temporalmente. Questo servirebbe molto a chi fa psicologia, a chi fa psichiatria, eccetera, eccetera. Abbiamo poi la biografia umana, vi accenno a questi, poi ovviamente lasciamo il tempo anche alle domande. La biografia umana che cos'è? Parlando dei ritmi dei settenni, l'uomo con la V maiuscola è inserito in ritmi di 7 anni e all'interno di questi ritmi di 7 anni ci sono delle età di crisi. Ci siamo? Quindi lo sviluppo successivo del cronorischio è stato l'inserimento della biografia umana attraverso l'ideologia. Che cosa significa? Che ci sono delle età di crisi per tutti gli esseri maiuscoli umani che sono standard. Io posso viverle però, e non posso vivere, per fortuna siamo liberi, quindi io posso vivere un'età di crisi o vivere un'altra. Un'età di crisi è 3 anni, un'altra età di crisi è 7, un'altra età di crisi è 30, ci sono varie età di crisi. L'età di crisi dei 30 è quello più forte per l'uomo perché chiude un attimino una discesa informativa per poi fare una risalita nell'orologio. Ed è il momento in cui deve lasciare qualcosa. A 30 anni, se io ho un segno, non tutti abbiamo un segno a 30, ma però se ho un segno a 30, la domanda che noi facciamo quasi sempre è successo qualcosa, che hai perso, che non so, un caro, hai perso un'attività, hai perso un affetto, hai perso eccetera, un parente. E questa è la biografia umana. Abbiamo aggiunto la biografia umana che è di studio antroposofico, ovviamente, perché sa che c'è questo Steiner che ha fatto l'antroposofia, questo ciclo della biografia umana, questi cicli di biografia umana sono legati a questi studi di Steiner. Abbiamo la biografia familiare che è molto interessante, che i figli seguono i genitori. Non sono i genitori che seguono i figli. I genitori fanno solo un clic un attimino quell'istante e mettono 2 mattoni a disposizione. Questi 2 mattoni è come quando uno vuole fare una casa, costruire una casa e deve andare da quello che vende il cemento, eccetera, no? E le pietre. Quindi nella biografia familiare noi possiamo vedere quali sono i legami temporali tra noi genitori e i figli, o tra noi figli e i genitori. Ci sono delle età che sono legate dall'analisi dell'occhio di un figlio con quello del genitore, delle età che sono legate. Che cosa significa? Che se papà corre e non ce la fa perché è stanco e mette testimone sopra la tavola di famiglia, qualcuno passa e dice: papà, non preoccuparti, mamma, non preoccuparti, sei la mamma, corro io per te. Siamo, prende il testimone e dice: ah, questo compito che dovrebbe farlo la famiglia lo faccio io. Poi non ce la fa, il giovanotto mette giù e se ha un figlio, il figlio successivo corre per il papà o per la mamma. Ci siamo? Questo viene fatto con una legge semplice che è matematica, è base 60. Cioè se Daniele ha un trauma a 45 anni e non ha risolto e mette testimone lì, vuol dire non sono riuscito a risolverlo, mette testimone lì, il figlio corre e a 15 anni potrebbe avere un cambiamento. Ci siamo? Che cosa significa? Che siamo tutti legati uno all'altro, da fili invisibili che dobbiamo sciogliere. Quindi cerchiamo di correre bene, di arrivare alla meta e di non lasciare testimoni, così il successivo è più libero. Poi creerà il suo legame, perché ovviamente crea il suo legame, però è più libero. Va bene,
andiamo avanti, oltre al cronorischio e alla biografia umana, poi abbiamo lo spazio-rischio, cioè il tempo e lo spazio vanno a coppia per forza. Questo viene legato semplicemente all'evoluzione biologica dell'essere umano. Ora, l'essere umano, quando noi uniamo ovulo spermatozoo, c'è un tempo che dice moltiplicatevi, giusto? Da, c'è qualcuno che dà l'inizio. Chi è che dà l'inizio? È il tempo. In biologia noi lo leggiamo nel cromosoma che si chiama telomero. Nella parte terminale del cromosoma noi abbiamo una partina che si chiama telomero, che è quello che ci dice quanto la cellula vive o quanto deve morire. Allora, all'inizio della vita c'è qualcuno che dice così e le cellule fanno pa 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 e crescono. Arriviamo a 250.000 cellule al secondo. 250.000 in una certa fase della vita. A un certo momento entra lo spazio, perché lo spazio, e questo entra quando noi abbiamo 18 giorni dalla fecondazione, si forma una piccola struttura in questo gelino che è la notocorda, che sarà la colonna vertebrale futura. Quando noi abbiamo 18 giorni, questo girino che c'è nel pancino del papà, della mamma, scusate, nel pancino della mamma, facevo la gravidanza mia, nel pancino della mamma, quando c'è questo girino, il girino sa già dov'è destra, sinistra, alto, basso e davanti e dietro. Ci siamo? A 18 giorni io so già, nella pancia della mamma, dove destra e sinistra, davanti, eccetera, eccetera. Quando a 18 giorni io lo so già dove localizzarmi, entra in azione un gene dello spazio che si chiama OX, A-H-O-X, e questo dice alle cellule moltiplicatevi, differenziatevi e mi raccomando, se l'occhio, per modo di dire, di destra, devi andare in alto, in avanti e mi raccomando a destra. Se voi immaginate in questo pool di cellule tutti in movimento, chi è che dà la direzione dove andare? Chi è il vigile? È il gene dello spazio. Si chiama in biologia OX. Ci siamo? Perché altrimenti l'occhio lo avrei nel ginocchio. Ci siamo? Ecco, quando ci sono queste alterazioni spaziali o temporali, abbiamo le malformazioni. Le malformazioni sono alterazioni della sequenza informativa, di come la cascata informativa. Alla fine ci deve essere qualcuno che dice calma, stop, hai mangiato troppo, se no avremo un capo enorme se qualcuno non dà la fine. Quindi c'è qualcuno che dà l'inizio, che è il tempo, c'è qualcuno che dà la localizzazione spaziale, c'è qualcuno che dice fine, tu sei completo, esci. E questo di nuovo è il telomero, il tempo. Ricapitolando, lo spazio, per ritornare al concetto di che cosa, e chiudo questo argomento. È possibile localizzare 26 spazi corporei nelle 26 nella vertebra, che è composta da 26 vertebre. Ci siamo? Ad ogni vertebra corrisponde un organo o più organi. Quindi, quando io ho una patologia, ad esempio una tiroidite autoimmune o una patologia della tiroide, devo andare a vedere lo spazio 7, corrisponde uguale C7, vertebra C7, cervicale settima. Quindi quando curo una tiroide devo andare a vedere anche lo spazio corrispondente alla tiroide. E quindi la vertebra 7 e eventualmente agire sulla vertebra 7 per migliorare il mio effetto terapeutico, che faccio con i farmaci o non farmaci, eccetera, sulla tiroide. E quindi abbiamo 26 spazi corporei, immaginate Daniele sezionato in 26, il primo corrisponde il cervello, il secondo l'occhio e così via. Siamo? Abbiamo anche poi quello che noi chiamiamo
andiamo avanti, vediamo se abbiamo qualche immagine. Ecco, quindi l'iride, che sembra un cerchio, non è un cerchio, è in realtà una spirale che, a seconda del livello informativo o della mappa che noi mettiamo, possiamo tradurla in informazioni. Allora, il cronorischio verrebbe, tanto per farvi delle immagini, poi lascio il campo anche alle domande. Il cronorischio, ecco, noi nasciamo in questo cerchio, noi nasciamo a zero. Quindi alle ore 12 io vengo alla luce, cioè parto. Percorro tutto questo bordo della corona e faccio, concludo il cerchio in 60 anni, poi faccio anche i 75, eccetera. Però il primo cerchio che io faccio è quello dei 60, quindi chiudo il cerchio con 60. Quindi io leggo 15 qua, 30 qua, 45 e 60. Ci siamo sia per l'iride di destra che di sinistra. Dove io trovo dei segni su questo, come in un'introflessione, ad esempio, su questo bordo della corona BC, io posso dire, attenzione, qui è successo qualcosa a 38 anni. Ci siamo? C'è tutta una ricerca su questo, no? Ecco. Quindi, se Daniele ha 45 anni, ed è qua, questo è all'interno dei 45, perché oltre i 45 è futuro, chi è che conosce il futuro? Nessuno. Ci siamo? Però il passato lo posso leggere, posso dire attenzione ai 38. Ecco, questo è lo schema con cui viene proiettato l'età fino ai 60. Proiettiamo non solo l'età, ma anche la gestazione, quindi eventualmente si potrebbero leggere anche i traumi prenatali durante la gravidanza. Ci siamo? Sempre con lo stesso sistema, però abbiamo i mesi, vedete, 0, primo mese, secondo mese, terzo mese, quarto mese, quinto mese, fino ad arrivare al nono mese. Questo è interessante, ve ne accenno un attimino. Il tempo nel mondo greco era costituito da tre modi per indicare il tempo: Aion, il Cronos e il Kairos. Aion fa parte di questo ritmo del padre, insomma, sarebbe il tempo del padre, che vuol dire qual è il ritmo con cui io sono, nel quale sono inserito, e quindi entriamo nei ritmi dei 7 anni della biografia umana. Quindi quando noi abbiamo una lettura del tempo, qual è il tempo qual è il trauma che io ho vissuto e dove lo localizzo? Allora, Aion è un dramma che è localizzato a livello di un ritmo dell'umanità, quindi è un corpo dell'umanità che mi chiede l'esperienza, quindi io cambio anche visione rispetto all'esperienza che sto vivendo. Il Cronos è un tempo personale e Kairos invece è un tempo di opportunità. Cos'è il Kairos? È in seguito all'evento, io metto, come si può dire anche nel mondo cristiano, io metto nell'altare la mia esperienza di dolore e aspetto che arrivi una luce e mi suggerisca che cosa devo fare. Quindi attraverso una sofferenza e il tempo opportuno di cambiamento, Kairos, attraverso un'esperienza vengo ispirato, luce, vengo ispirato a fare qualcosa di diverso. A volte succede, no? Uno ha un incidente, cambia completamente la vita. Questo è un Kairos, è l'opportunità, il tempo opportuno. Quindi nel cronorischio noi dovremmo capire quali di questi tre elementi nel mondo greco noi viviamo. E beh, questo è solo per l'indicazione. Quindi, esempio, in questo soggetto, no? A 9 anni, voi vedete, noi abbiamo disegnato il bordo della corona, l'introflessione è un segno importantissimo, cioè quando il bordo della corona si avvicina di più alla pupilla, questo è l'età dei 9 anni e l'evento che è stato vissuto è stato un evento personale e un ritmo, perché è inserito nella biografia umana di Aion. E questo soggetto è caduto da una casa, aveva pericolo, un bambino, insomma, caduto da casa con pericolo di morte. Eh,
la biografia umana è un'evoluzione o è un'involuzione? È provocatorio, non è che... Ecco, se noi pensiamo tecnicamente che deriviamo dalle scimmie, può essere anche, in realtà noi abbiamo tecnicamente, se io sono questo, penso a un'evoluzione. Se facciamo viceversa e andiamo verso la scimmia, possiamo pensare a una involuzione. Ok. Allora, in realtà la biografia umana è un'evoluzione? Cioè, vuol dire, se questi sono i miei nonni, e sono i miei nonni, se questi sono i miei nonni, questa è mia mamma, questa è mia mamma, mio papà, e se questo sono io da piccolo, quello un po' più grande, quale storia mi porto appresso? Ci siamo? Non è che io vado per caso, magari, tra queste due creature che decido che sono i miei due genitori. Scelgo probabilmente i miei due genitori per portare avanti un compito, no? Anche se mio papà è un rompiscatole, mia mamma lo pure, oppure sono stato trattato male. In realtà il genitore ama sempre il figlio, io sono genitore ovviamente, il genitore ama il proprio figlio, questo è poco ma sicuro, lo ama a suo modo, forse in modo sbagliato qualche volta, o viene ricepito in modo sbagliato. Siamo, ma non c'è un genitore che non ama il proprio figlio, è impossibile matematicamente, perché lo vive come genitore è matematicamente impossibile. Lo possiamo amare in modalità diverse, che poi forse non sono quelle che noi vogliamo o vorremmo avere. Ecco, la biografia umana è questo, in questi ritmi di 7 anni, dove l'uomo è inserito fra 7, 14, 21, 28, eccetera, eccetera. E ogni settennio c'è uno sviluppo delle qualità umane. Quello che vi dicevo dei 30 anni è la tendenza alla separazione, alla morte, alla sofferenza, al distacco, se è inserito in Aion, ciò che devo lasciare, o la fine di un ciclo, cioè devo iniziare qualcosa di nuovo. E questo, ad esempio, è un segno, vedete, un pigmento, un colore diverso di tessuto sul bordo della corona a 30 anni. Questo è un altro segno. Bene. Io farei un cenno un po' all'emozionale, poi, e poi lascio un po' non so come siete abituati, ma lascerei un po' alle domande. Nel ritmo dell'età è interessante questa, così, se vogliamo dire, questa struttura, dove in realtà l'uomo, se non risolve un evento a una certa età, se lo ritrova successivamente. Ora c'è qualcuno che corre per te, ma anche, attenzione, ci sarà una nuova opportunità. Ci siamo? E faccio un esempio. Se io ho un evento alla nascita, zero, faccio l'esempio più semplice, a zero, potrei trovarmi in futuro un evento legato temporalmente a 63 oppure uno a 42. Quindi queste età sono legate tra di loro. Se io ho un evento a 14 anni, me lo potrei trovare a 28 oppure a 49. Che cosa ci insegna questo? Qualsiasi evento che noi abbiamo, dobbiamo cercare di risolverlo. Quindi il professore ci porta il compito per casa, ci dà il compito per casa, e se noi lo sbagliamo, ci dice torna domani e rifarlo. Ci siamo? Quindi meglio fare il compito ed essere preparati al primo colpo. Per carità, poi uno non ce la fa e lo riporta il giorno dopo, però se non è sufficiente il giorno dopo, ci sarà il terzo giorno. Se noi pensiamo alla nostra vita, o a qualche esempio della nostra vita, no? Abbiamo fatto un'esperienza, poi ne rifacciamo un'altra quasi similare, poi ne rifacciamo un'altra quasi similare. In questo caso il compito per casa non era
fatto in modo adeguato. Farei qualche, dato che abbiamo fatto delle foto, farei delle un piccolo esercizio sulle foto e poi lasciamo il tempo al allora, mettiamo, facciamo veloci, insomma, Donato, mettiamo il primo. Ora Donato è un giovanotto, quanti anni hai Donato? 68. E poi c'è una bimba che, tanto per capire il giovane e il vecchio. Sì, grazie maestro. Ora avete visto prima che ho preso delle foto. Ecco. Allora, innanzitutto, poi ci vuole tempo anche per leggerlo, no? Allora, posso un attimino? Vediamo se lo vediamo meglio, sì? Si vede meglio, no? Innanzitutto vediamo che ci sono dei pigmenti. Vedete queste macchie che hanno un colore che non è epatico, perché non è un marrone scuro scuro, è un pigmento che potrebbe essere del pancreas, noi lo chiamiamo perché è un po' più aranciato, quindi del pancreas. Quindi potrebbe essere, attenzione, possibile disfunzione digestiva. Ad esempio, potrei aver avuto da giovane una difficoltà nella digestione o un problema digestivo, no? O acidità, irritazione, eccetera, però probabilmente su base pancreatica. Quindi se dovessi essere un soggetto che ha difficoltà digestive o intestinali, sicuramente dovrei usare qualcosa di naturale, magari anche, che mi facilita la digestione. Oppure se ho una predisposizione, perché potrebbe essere anche qualcuno dei miei genitori ha avuto diabete, per modo di dire, e io posso avere una intolleranza al diabete. Adesso non so se Donato questo coincide con le tue cosine, però ecco, in generale le domande che noi facciamo è, attenzione, se c'è qualcuno con diabete, tu saresti leggermente predisposto ad avere un'intolleranza glucidica. Quindi la saggezza qual è? Devo ridurre l'introduzione da giovane di glucidi, cioè di carboidrati e di dolci, perché se no stresso il pancreas e mi troverò, adesso a 40 anni, a 50 anni, un'intolleranza da zucchero. Se faccio la prevenzione me la troverò a 70. Mi spiego? Questa è l'urgenza. Qui noi abbiamo un pigmento piccolo che sembra stupidino, ma non è stupidino, anzi piccolo è il più birbante, perché vuol dire non vuole farsi vedere. E lì è quello che si diceva sul surrene, e questo potrebbe essere, attenzione, o tendenza all'ipertensione, quindi la domanda sarebbe, c'è qualcuno che ha l'ipertensione in famiglia, o il soggetto potrebbe essere iperteso. Ci siamo? Quindi se è iperteso o potrebbe essere soggetto a ipertensione, se io faccio un stile di vita preventivo per l'ipertensione, ovviamente al posto di trovarmela, come si diceva prima, a 50 anni, me la troverò a 70. Ci siamo? Nel piano emotivo è una persona che ha bisogno di dolcezza, e qui entriamo nell'aspetto emotivo. In realtà, anche se io sembro, Daniele, se fosse il mio occhio, no? Non l'occhio di questa creatura, ma il mio occhio, la domanda è, Daniele, hai bisogno di dolcezza o no? Daniele potrebbe essere anche rigido, no? Nell'apparenza, oppure per esperienza ha adottato per non essere troppo vulnerabile, si è strutturato, è diventato rigido, ma in realtà nella profondità lui deve essere trattato con dolcezza. Ci siamo? Questo è per così a grandi linee. Se noi facciamo una giovanotta, che la bimba si chiama? Anna. Anna. Ecco, l'Anna sarebbe la bimba
perché l'iridologia serve anche per i propri figli dopo, no? Allora, come si va avanti così? L'Anna dovrebbe essere il tuo questa domanda. Vediamo, torniamo indietro, potremmo sbagliare, eccolo qua. Sì, perfetto. Però come possiamo capire le attitudini dei nostri figli e potenziarle? Perché questo è il trucco, l'ideologia ci aiuta anche in questo. Oltre alle debolezze fisiche, eccetera. Se noi abbiamo, come nel caso dell'Anna, è una donna intanto, no? A parte che i bambini hanno sempre una midriasi, cioè una pupilla un po' più allargata, ma se io trovo una pupilla ristretta in una donna, è un animus junghiano, quindi vuol dire un aspetto maschile in un corpo femminile. Se io trovo una pupilla allargata pediatrica, al di là dei farmaci o dei tossici o di tutto quello che uno prende, su un uomo sarebbe un'anima, quindi un carattere di tipo femminile, su un maschio. Poi vi dirò cosa, perché c'è un caso dopo. Vi dirò cosa significa questo. Allora, quindi abbiamo una pupilla che è abbastanza equilibrata perché è una donna, e abbiamo una corona, vedete che è un po' ristretta, perché di solito la corona dovrebbe essere un terzo. Allora, se è ristretta, chi è questa creatura? È una creatura che è ricchissima di emozione, adesso è piccola, però è ricchissima di emozioni interiori. Siamo, noi la chiamiamo leggermente introversa, però è un radar, è un, immaginate come una parabola, questa porta dentro di sé tutte le informazioni, porta dentro 100.000, però in un ambiente ristretto le informazioni che sono, se è un mercato e c'è tanta gente, c'è confusione, quindi ricca di emozioni interiori, ricchissima, però con difficoltà di gestirle. Suggerimento: trova qualcuno con cui chiacchierare, cara Anna, che è il nonno, la nonna, eccetera, confidati, cioè porta fuori dal mercato queste creature in modo da averne meno, perché le gestissi meglio. Ci siamo? Quindi in realtà è molto sensibile, è un vulcano di emozioni interiori, però con difficoltà a portare all'esterno. Che cosa significa questo? Che se io non faccio questa azione di portare fuori le emozioni, domani cosa succede? L'emozione viene anche nel movimento, perché quando io parlo l'emozione viene anche in questo movimento, no? Ok. Se io non faccio questo, resto rigida, tengo tutte le emozioni all'interno, da adulta avrò dolori articolari. Quindi artrosi, difficoltà a muovermi, ci siamo? È l'espressione di una immobilità dell'emozione nel corpo fisico. Per evitarmi dolori articolari mi esprimo. Ci siamo? Esempio, posso fare pittura, posso raccontare qualcosa, posso narrare, fare danza, fare teatro. Cioè, devo portare al di fuori di me queste emozioni. Okay. E questo è un aspetto emozionale, insomma. Concludo l'ultima, poi vi lascio le domande, così forse. Andiamo. Ah, ne faccio due allora. Uno per spiegarvi la pupilla. L'iride, possiamo dire che noi abbiamo i nostri genitori ci lasciano dei messaggi, no? E questi messaggi possono essere anche letti nell'iride, cioè l'informazione del genitore passa nel figlio, questo adesso è abbastanza dimostrato, oltre che per la genetica,
anche per questa epigenetica, che è diversa dalla genetica. L'epigenetica è l'emozione, lo stile di vita, le abitudini possono essere scritte nel codice genetico attraverso delle piccole sequenze di SNP, si chiamano, che vengono iscritte 3-4 aminoacidi, non tanti, vengono iscritte nel codice e dati ai figlioli. Questo è potenzialità evolutiva dell'umanità, perché altrimenti come fa? Se no noi saremmo costantemente standard, fissi, non evolutivi. L'evoluzione avviene attraverso l'epigenetica. Quindi un'emozione può essere ceduta a un figliolo. Ci siamo? E il figliolo può viverla o non viverla, e questo l'ideologia ce lo dice, e può essere ceduta, che ne so, al nipotino. Ci siamo? Bene. Quando noi vediamo un segno, ad esempio, nell'iride di sinistra a 90 gradi, se questo è 0, questo è 90, 180, questo ci indica, attenzione, ci può essere una predisposizione o, prima domanda da fare, se i genitori soffrivano di malattie cardiache o no, perché è l'aria del cuore. Ci siamo? Se noi abbiamo avuto delle malattie cardiache in famiglia, attenzione, potrei essere predisposto, non è detto che andrò incontro alla malattia, ma è una predisposizione. Esempio, Daniele è un obeso, pesa 110 kg, diametro circonferenziale superiore ai 120, ci siamo? Adipe a destra e a sinistra, non fa attività, iperteso, fuma e quant'altro, è chiaro che sono a rischio elevato. Avendo un segno nell'area cardiaca, rischio elevato, cardiocircolatorio, cardiaco. Ci siamo? Quindi, inserito nelle informazioni di idrologia serve a tutte le discipline, non è che è trasversale, diciamo. Se io ho dei segni e li associo a, ovviamente il medico lo associa a un quadro suo, aumenta il fattore di rischio cardiologico. Bene, ultimo è miosi, emidriasi e attività lavorativa, perché l'iridologia può essere applicata anche all'ambiente del lavoro. Che lavoro potrei fare meglio nella mia vita? Oh, qual era la ragazza, mi sembra, Annalisa, vero? L'ultimo era Italo. Doriana. Doriana, tu che lavori all'ASL? Chi è che lavora all'ASL? Doriana. Doriana? Ancora per poco perché stanno chiudendo. Ah, ecco, la mandano via. No, a proposito, bisogna aprire gli occhi e chiudere gli ospedali. Se c'è una polemica che bisogna aprire, salvare gli ospedali di dolo. Non so chi stia traendo beneficio da questi ospedali che ci riempiono appunto di medicine, di esami e di malattie. È una polemica ovviamente, ma non è vero che questi ospedali devono restare tutti aperti e devono gravare sui nostri costi per riempirci appunto di malattie. Noi dobbiamo stare sani. Io farò prossimamente una serata con una carrellata di tutte le perle che ho raccolto nell'ospedale di Dolo. Voi quando vedete uno zoppo che cammina sapete che sicuramente la protesi è stata messa a Dolo. Trovate sul giornale, sì, che i nostri colleghi vanno a operare in giro per il mondo, ma che stiano a casa loro, che operano bene a casa loro e che soprattutto operino in fretta. Allora, se noi vediamo questo occhio, vedete che c'è una differenza tra un occhio di sinistra, questo è l'occhio di sinistra, e l'occhio di destra, cioè c'è la pupilla, voi vedete la pupilla che qui è più contratta, è in miosi si chiama, mentre se è dilatata si chiama midriasi, e questa è leggermente normale, direi, no? Se io trovo una pupilla più contratta in una donna, chi ho? E che cosa, che lavoro potrei fare? O anzi, se sono il capo ufficio, che lavoro gli potrei far fare? Se ho una miosi ristretta, indica animus junghiano. Ci siamo? Quindi è caratteristiche di tipo maschile in un corpo femminile. Chi potrebbe essere?
una donna, esatto, che ha una responsabilità o che assumerà una responsabilità nella vita e che sarà capace di farlo. Quindi se io sono il capo ufficio, gli do i compiti da fare, perché questi sicuramente li fa. Ci siamo? Se è mitriasi allargata, io gli do i compiti, questa va a vedersi allo specchio, poi si guarda le scarpe e poi si guarda qualcos'altro, e i compiti forse dopo 3 giorni sono fatti. La miosi, do il compitino, questa si mette lì, fa la scaletta e dopo 2 giorni è fatta. Ci siamo? Quindi in realtà potrebbe essere una top manager, in realtà, o verrà investita, tra virgolette, dalla vita di una responsabilità, e ce la farà perché le caratteristiche, avendo la miosi, ci sono. Fatti cambiare profilo, Doriana, dove sei? Fatti aumentare lo stipendio. Ecco, fatti aumentare lo stipendio, guarda che lavoro bene. No, questo, adesso vengo anche alla domanda. Che cosa significa? Che noi possiamo vedere quali sono le nostre attitudini professionali e se siamo veramente nell'ambito giusto o non nell'ambito giusto. Ci siamo? Se io devo creare un'equipe di lavoro o un'associazione e dividere delle responsabilità, ecco, questa la metto sicuramente a fare un ufficio, gestione, eccetera. Siamo, non è l'inventiva. L'inventiva è femminile. Cioè, l'inventiva è pum, palo. La domanda tua qual era? Ma se un maschio che... Se un maschio che ha... Ridotto. Ecco, se è un maschio ridotto è rompi... Ecco, esatto, non sono così libero come lui, non sono un po' più... Ritenuto perché sono un po' più... Sarebbe un uomo. Quindi direi se è un capo ufficio, è un capo ufficio di capo ufficio, ma uno di quelli tosti, esatto. Se invece, facciamo viceversa, se fosse un uomo con midriasi allargata, questo è un artista. Quindi non lo posso mettere a fare, che ne so, a dirigere personale, come sarebbe quello piccolo, come quello con la miosi, sarebbe il direttore del personale, esempio. Colui che fa i progetti per l'industria e li realizza e dà i compiti, perché lui non fa nulla, ma dà i compiti. Siamo uomo. Se è donna, vuol dire midriasi in un uomo, questo è difficile che gestisca da ordini perché non ha la capacità di farlo. Mettilo a fare, che ne so, inventami qualcosa. Questo è un inventore. È uno che ha la capacità di entrare in empatia con l'altro, quindi lo mando, che ne so, a fare il rappresentante. Siamo, perché non ha la capacità. Quindi il rappresentante che entra in empatia con il suo e propone il coso giusto è più mediatico. Bene, io concluderei qua per non annoiarvi con le tecniche, eccetera. Quindi noi abbiamo il piano emozionale, abbiamo vari piani, insomma, di interpretazione. Ricordatevi che l'iridologia non è fantasia, è semplicemente matematica e geometria, e l'iridologia moderna è interessantissima perché ha questi sviluppi enormi, non solo di interpretazione o di prevenzione o di stili di vita, eccetera, eccetera, ma anche come terapia. Pensate solo che abbiamo fatto anche noi delle sperimentazioni, ma anche in Unione Sovietica c'era una tecnica, però è stata abbandonata perché è pericolosa, dove si poteva fare 3 spot luminosi piccolissimi, puntiformi, nell'organo corrispondente, e noi avevamo la risposta immediata dell'organo. Dell'occhio. Dall'occhio. Esempio. Questo l'hanno fatto sperimentazione sugli animali, ovviamente. Potevo creare crisi ipoglicemiche o iper, quindi coma, eccetera, semplicemente dando 3-4 stimoli luminosi nell'area del pancreas. Arresto cardiaco se nel cuore, ad esempio. Ecco.
Questo è per capire che è un organo che sembra lì piccolino piccolino, ma è interessante perché ci dà la possibilità di, prima di fare prevenzione e poi anche sicuramente terapia. Posso lasciare il campo libero a domande? Io ne ho una. Volevo capire se era possibile, parlavamo dell'occhio destro e sinistro, se con l'iridologia, perché non ho capito, è indifferente valutare un occhio rispetto all'altro, e ognuno dei due occhi ha qualcosa di diverso da dirci. E quando il buon signore, quando il buon Dio ci dà la possibilità di leggere, perché non tutti i giorni lo leggiamo con qualità, insomma. Prima si faceva l'immagine, era in iridologia a destro e a sinistro. Sicuramente c'è questa classificazione cinese, no? Beh, questa è più sulla, sui valori archetipali del destro e sinistro. In realtà noi possiamo leggere le informazioni che ci mandano che ci manda la mamma, o che ci manda la linea paterna, o la linea materna o paterna, a secondo del sesso. E qui cambia un po' la disposizione che archetipale è giusta quella che ha fatto prima l'amico, però se io devo studiare la linea materna, come faccio a capire se è destro o sinistro? Allora, il proprio sesso viene portato a destra, quindi Daniele, occhio di destra, è papà. Se è Daniela, femmina, l'occhio di destra è la mamma. Siamo? Quindi il proprio sesso viene portato a destra, e se io leggo l'informazione sull'occhio di destra posso dire: attenzione, è la mamma che ha ipertensione, che ha diabete, che ha eccetera, e l'occhio sinistro, se sono una donna, è il maschile. Poi abbiamo degli organi che sono più rappresentati a destra e degli organi che sono più rappresentati a sinistra. Faccio l'esempio: la milza classicamente più rappresentata a sinistra, il fegato è rappresentato a destra e a sinistra, perché c'è anche il lobo che va dall'altra parte, quindi ci siamo, come il pancreas ad esempio, no? Quindi a destra o a sinistra noi leggiamo, ad esempio, se fosse il pancreas, a destra leggiamo testa e corpo, a sinistra leggo corpo e coda, quindi nel diabete lo troverò più nella coda, ad esempio. Quindi questo a destra e a sinistra. Quindi le informazioni che noi ricaviamo dall'iride è sia sugli organi, ma anche sulla discendenza. Cioè qual è l'informazione che io porto dalla mamma, qual è l'informazione che io porto dal papà. E arriviamo anche alla nonna e al nonno, con questo ultimo lavoro che abbiamo fatto nella tendinite autoimmune, nel senso che e chiudo anche questo argomento qua, nel senso che la colonna vertebrale ha 26 spazi e questi 26 spazi vengono distribuiti su questo bordo della pupilla, e io ho la prima cervicale di qua, immaginate che faccio un taglio dell'iride e ho la prima cervicale qua, la settima, poi le toraciche, le lombari e il coccige. Dall'altra parte uguale, cervicale e coccige. Se io leggo l'iride di destra, i 26 spazi, posso capire se lo spazio è legato, quindi è mamma, se sono una donna, è mamma, paterna. All'interno ho la nonna e all'esterno ho il nonno. Siamo? Quindi se io vedo un segno nello spazio 7 della tiroide qua, posso dire: attenzione, è la nonna materna che probabilmente dà l'informazione lungo la linea. Ci siamo? Questo per destra e sinistra, insomma. Per destra e sinistra facciamo anche animus e anima, nel senso che non è perché è tempo, nel senso che se sono uomo
leggo l'animus a destra, se sono donna, indiano, se sono donna, leggo l'anima a destra. Quindi uomo, animus, le mie caratteristiche animus sono a destra, e anima, che li abbiamo tutte e due, a sinistra. Se sono donna, anima a destra e animus a sinistra. Ci siamo? La qualità e tipologia di luce può influenzare sul funzionamento degli organi? C'è solo un specchio oppure può contribuire anche al funzionamento? La luce in che senso? Ne tratta che noi percepiamo dall'occhio. Interessante questa domanda. Io credo che abbiamo un sistema adattativo. Credo che probabilmente certe frequenze luminose possono essere dannose, però non ho sicuramente un riscontro in questo senso. Posso? Sì, finisco un attimino, poi te lo do subito. L'altra cosa interessante è questo, che se noi mettiamo della luce puntiforme in un settore che può essere il rene, eccetera, quello che noi abbiamo è una reazione organica diretta. Sì, era ricollegandosi al discorso dell'esperimento russo, no? Esattamente. Sì, ma allora mi chiedevo appunto se una luce neo oppure una luce del sole. Sentiamo anche il nostro amico qua. No, in generale non saprei rispondere bene alla tua domanda, ma mi viene in mente che per esempio nei paesi nordici dove la quantità di luce è minore c'è un aumento dei suicidi, per esempio. Mentre nei paesi del sud dove abbiamo più luce la gente, pur essendo più povera, vive più felice. Quindi, sicuramente la può essere il fattore, ma dico più specialmente dell'organo, inteso appunto come diceva il dottore prima, il pancreas, cioè al di là dell'umore o forse, sì, no. Ma la luce non è solo un'onda elettromagnetica, abbiamo visto prima Goethe, è anche collegata al colore della luce, collegata all'ambiente, collegata, quindi sicuramente secondo me la quantità e la tipologia di luce che entra attraverso gli occhi va in qualche modo a influenzare in base a disposizioni individuali ovviamente, ma va a influenzare quella che è la nostra vita, i nostri sentimenti, il nostro carattere. Credo, io sono convinto, anche se non ho motivi medici diciamo per spiegarti questo. Certo. No, quello che è interessante è il ritmo luce tenebra, diciamo, no? Perché il ritmo luce-tenebra viene legato al ritmo melatonina e cortisolo. Perché questo è il meccanismo. Per ritornare un attimino alla tua domanda, no? Cioè, la capacità dell'uomo di rimanere in sintonia con il ritmo luce-tenebra del giorno. E quindi la qualità della luce, no? E il ritmo giusto della luce per il proprio organismo. Se io vado, dormo di giorno e sto sveglio di notte, vado a ballare di notte, eccetera, dopo un po' ho qualche problema. Ci siamo? Perché? Perché il ritmo delle luce e buio non è sincrono con il ritmo poi della secrezione della melatonina e del cortisolo. E quindi cosa vado? Posso andare anche in depressione. C'è la tecnica, no, se tu vai a Vicenza c'è una clinica che nei depressi li fa stare svegli di notte e li fa dipingere con la luce che balla. Questo è un effetto antidepressivo della luce. Una tecnica, no? Cioè, come la luce può influire sul mio corpo, ma l'influenza è anche fisiologica, perché la luce cosa fa? Fa questo ritmo tra il cortisolo e la melatonina. Ci siamo? In parte. L'occhio di un non vedente si può leggere allo stesso modo, per interpretare lo stesso? Oh, bella domanda. Non abbiamo grandi esperienze, io non ho grandi esperienze sui non vedenti, e quindi non saprei rispondere direttamente a questa domanda. Io penso che dovrebbe essere possibile leggerlo allo stesso modo, però non ho esperienza diretta sui non vedenti, vuol dire non ho fatto fotografie, non ho esperienza, nonostante i miei anni, non ho esperienza diretta sui non vedenti. Ma io credo che non dovrebbero essere, perché ad esempio se noi facciamo
l'esempio dei bambini, a volte noi fotografiamo anche l'altro giorno dei bambini di 3 anni o di 5 anni, i segni sono segni. Cioè quello che voglio dire, forse non l'ho detto all'inizio, è l'iride è come quando tu vai in un negozio e compri la lavatrice. Daniele ha comprato la sua lavatrice, questa. Con la lavatrice ti danno il libretto di istruzioni. Si accende la luce rossa, diabete, si accende la luce rossa, filtro, e vai dalla lavatrice, liberi il filtro, ti funziona di nuovo. Che cosa vuol dire questo? Che circa intorno ai 7 anni i segni iridologici che sono genotipici, cioè legati a, rimangono. Quindi in realtà io ho già il mio libretto di istruzioni. Ci siamo? Quindi se io sono la bambina, io ho già i miei segni di predisposizione. Qual è la tecnica per far sì che il filtro della lavatrice non si intasi e mi si blocca il lavaggio della camicia? Ci siamo? Ok. Quindi credo che anche il non vedente, tra tutto sommato, dovrebbe avere dei segni legati al proprio corpo. Questo è. Tutti questi sono stati fatti degli studi longitudinali, cioè seguendo le persone da età giovanile fino ai 60-70 anni. Per fare che cosa? Cioè, per verificare se effettivamente c'è la predisposizione, come va a finire, no? Cioè io la leggo a 5-6 anni e poi effettivamente nella vita di questa persona ogni 10 anni gli faccio una verifica. Allora possiamo dire che abbiamo un grande problema in iridologia e che non ci sono studi finanziati. Okay. E tutti gli studi finanziati, uno esempio quello che abbiamo fatto sulla tiroidite autoimmune, che è stato presentato al Congresso Nazionale di Medicina di Genere, era tiroidite autoimmune si manifesta più nella donna 7 rispetto a 1, come mai si manifesta più nella donna, e in iridologia come posso leggerla. È stato presentato un lavoro. Allora, tutti questi lavori che noi presentiamo in realtà sono di tasca dello sperimentatore. Esempio, se non c'è un CNR che finanzia, perché prima di tutto non è sempre stata vista come una stregoneria, in realtà non è una stregoneria, perché i risultati che abbiamo presentato sono statistici e arriviamo a questi p-value di intorno inferiori a 0.01, quindi siamo elevati, insomma. Studi così a lungo termine sono fatti, ma sono fatti semplicemente sull'esperienza nostra, insomma. Cioè, che cosa vuol dire? Faccio l'esempio mio. Se io adesso mi faccio una fotografia a 30 anni e vedo un segno a 45, io non so cosa mi succederà a 45, come medico non posso dire attenzione, a 45 anni mi succederà qualcosa, a 44 anzi. Però col seno del poi, quando Daniele arriva a aver superato i 50 anni, se guardo indietro, i 44 anni sono stati un'età di un avvenimento importantissimo, la morte della mamma, esempio. Allora, quel segno che era lì a 30 anni, era lì già, devo solo avere il tempo di farlo passare e poi lo verifico. Questo è fatto, insomma, nel senso che il tempo è il tempo, noi ci passiamo attraverso gli eventi. Il problema è, ci passi con coscienza o non coscienza? Ed è estremamente diverso. Quindi la predisposizione che lei diciamo, non è un evento traumatico, oppure è rispetto a quegli standard, quegli anni standard che dicevamo, no? Quegli anni di crisi. No, tu vedi un segno, tu non sai come passerai su questo segno, perché molte volte noi vediamo un segno e la domanda è, ma è successo qualcosa a 24? Sì, mi sono sposato. Certo, è una bella cosa, ma tutti sanno che quando ti sposi vai fuori da un nucleo, ce la farò, non ce la farò, se non ho l'altezza di essere un bravo genitore, un bravo marito, una brava moglie,
cioè un cambiamento non indifferente, ma è bello. Quindi chi sa dire, io non lo so dire, chi sa dire cosa succederà domani? Sappiamo solo dire che probabilmente nel libretto di istruzione c'è un passaggio, 44, come ci passi? Ci passi con coscienza o non coscienza? Non coscienza vuol dire io sono lì e mi arriva poi che disgrazia. La coscienza è sto attento e vedo il mattone che mi arriva, faccio un attimo così, mi striscio semplicemente, invece di cadere in coma. Un'altra domanda. Ci sono delle classi più energetiche, come se tu conosci la bioenergetica di Lowen. Sì. Elemento rigido, non elemento rigido, queste cose qua. Il cerebrale, schizzoide. Schizzoide, eccetera. Sono cinque classi, ma esatto. Le riconosci nelle iridi? Cioè tu sai distinguere questa... Classificazione. Classificazione di personalità, poi alla fine, insomma... Che io sappia non sono stati fatti studi in questa direzione, mentre sono stati fatti studi sui chakras, questi sì. Possiamo leggere eventualmente dove stanno i blocchi nei chakra. Non è stato fatto uno studio che io sappia però, sugli elementi della bioenergetica. O meglio, ci sono delle ipotesi che non sono state verificate, però ci sono delle ipotesi. E se una persona ha problemi che non ci vede con un occhio, la valutazione viene fatta, dovrebbe essere fatta su entrambi, vero? C'è una barzelletta su questo, che c'è dall'iridologo, va un anziano, e l'iridologo comincia a fa tutta una storia, e dice, Madonna dottore, per fortuna ha letto quello di vetro. Cioè l'artista di Genova aveva disegnato tutto quanto le cose, e aveva tutta la storia. Dottore, per fortuna ha letto quello di vetro. Mi ripeti la domanda, perché mi è venuta la barzelletta. Allora, la prima cosa che noi chiediamo sempre, quando viene qualcuno di io posso leggere qualcosa, può essere una predisposizione, ma a volte possiamo anche sbagliare, ecco, questo voglio dire. Quindi è sempre dove mi porta il paziente. Posso avere io l'idea, la domanda, ma è dove mi porta il paziente. Dimmi. Appena detto va bene. No, poi un'altra cosa, lei ha detto che è stato fatto uno studio legato praticamente leggendo l'iride e interpretando poi se ci sono dei blocchi a livello dei chakra, sì. Giusto? Sì. Ma blocchi di tipo energetico legati agli organi relativi a quel chakra? Certo, c'è un lavoro fatto da dottor Pirello Lucio, che è di Cavarzare, credo, dove in realtà noi possiamo leggere questi chakra oltre alla disposizione organica anche in asse centrale. Ad esempio, se io dovessi leggere un chakra di questa persona, io direi che il blocco potrebbe essere tra probabilmente, o una problematica tra il 4 e il 5, perché mette in linea i chakra secondo questa disposizione qua, e diciamo dispone il settimo qua in alto e il primo qua in basso. Se io vedo questa radiale, che è un raggio, vedete? È un raggio, spulo, si blocca qua. Probabilmente questo potrebbe essere un blocco tra il 4 e il 5. Quindi se io dovessi lavorare, dovrei lavorare sul 4 e il 5. E quindi legato agli organi. Risponde a nata e cuore, giusto, e gola. Però dicendo blocco dei chakra è un po' una parola troppo generica e anche un po' troppo forte. Studiando i chakra, sì. A me non è che mi suona tanto, non è la mia passione. Però i chakra? Sì. No, va bene, non è un torto. Dimmi. No, si parla più di eccesso oppure di carenza, che di blocco. Perché blocco non vuol dire niente. Ecco, quindi hai capito che non è una mia passione, insomma. Ecco, è un eccesso o un difetto o una carenza. Quindi il problema potrebbe essere di eccesso o di carenza tra il quarto e il quinto. Guarda, mi sembra il blocco.
cioè è una cosa abbastanza sostanziosa come... Sì, ti dico, non ho una grande esperienza, so che lui ha fatto questi lavori per qualche tempo. Vai. Volevo chiederti se mi chiarisce l'intimo di 7 anni della biografia umana, non ho ben afferrato. Allora, tutti gli esseri umani, secondo questa teoria antroposofica di Steiner, vivono all'interno dei ritmi di 7 anni. Partendo dal concetto che esiste un corpo fisico, quindi materia, però la materia per essere condensata in una forma ha bisogno di un corpo eterico, che è la struttura, se no saremmo budini, ci siamo? Quindi c'è un altro corpo, tra virgolette, poi uno crede o non crede a questo antroposofico, sto parlando di antroposofico, c'è un corpo eterico che lo tiene in sé, e li mantiene la struttura e li mantiene la vita. Corpo vitale si chiama. Corpo fisico, corpo eterico o vitale, corpo astrale. Il corpo astrale sarebbe il corpo delle emozioni. Tutti noi abbiamo emozioni. Allora esiste una realtà fisica che vedo, tangibile, che è il fisico. Una realtà non visibile, che è il corpo eterico, un'altra ancora meno visibile, che è il corpo astrale delle emozioni. E un corpo, se esiste, dello un'entità spirituale. I ritmi dei 7 anni cosa servono? Servono per portare a maturazione questi corpi. Da 0 a 7 anni tu porti a maturazione il corpo fisico. Il bambino, Daniele, da 0 a 7 è esclusivamente, quasi esclusivamente, perché gli altri esistono, non è che non esistono, altri che sono un attimo messi un po' a parte. Quindi i primi 7 anni costruisce il corpo fisico, secondo i 7 anni il corpo eterico, il terzo è il corpo astrale, fino ad arrivare alla maturità, quando lo spirito può completamente entrare nella materia, e nei 21 anni. Al di là dei 21 anni poi ci sono altri 3 ritmi che è dell'anima, e poi ci sono altri 3 ritmi che sono dei corpi sottili. Ci siamo? All'interno di questi ritmi ci sono delle età di crisi, e queste crisi è 3 anni quando l'uomo dice io sono. Il bambino si stacca dalla madre, questo periodo circa, intorno ai 3 anni dice io sono un'entità diversa. Una grossa... L'altro è 0 anni, dove il bambino dice io sono un essere esterno all'utero, nasco. Quindi c'è un periodo che dice io sono quando viene fecondato, perché dice ah, io sono, fecondazione. C'è un altro io sono quando vado fuori dal corpo della mamma e dice nasco, sono. E c'è l'altro ritmo io sono a 3 anni. C'è un altro ritmo di io sono che è quello dei 21, che dice io spiritualmente sono. Ci siamo? All'interno di questi ritmi noi abbiamo delle età di crisi, che se ho un segno a quell'età vivo l'età, il vissuto di, no, dell'io sono. Ci siamo? Ok. Che cosa significa? Che se vivo qualcosa a quell'età di 30 anni non è una disgrazia mia, ma è una richiesta del corpo dell'umanità, perché noi siamo cellule del corpo dell'umanità. Ci pensiamo individui, ma siamo cellule. Come un corpo umano, no? Se io prendo la cellula del dittino, è la cellula, no? La metto in coltivazione e diventa la cellula, ma siamo entità. Quindi quando si lavora bene in famiglia, quando si lavora bene in società, quando si lavora bene col vicino di casa, quando siamo in sintonia, l'organo funziona bene, quello dell'umanità. Se c'è attrito, se c'è guerra, c'è sofferenza, c'è disparità, quello soffre. Capisci? Ok. Allora,
Chi è che soffre di turno? Daniele soffre di turno a 30 anni e deve lasciare qualcosa. Quindi vivo la mia esperienza con una sofferenza diversa, mentalmente la vedo diversa. Ed è interessante, no? Vai. Allora c'è una teoria, non so se qualcuno ha letto qualcosa, di questa psicologa francese, che si chiama, che ha fatto questa teoria che è l'informazione transgenerazionale. Non so se l'hai mai sentito. Allora, l'informazione transgenerazionale che cos'è? È che indipendentemente se io ho conosciuto mio nonno, mio bisnonno o il vissuto di mio nonno, mio bisnonno, in realtà posso vivere questa informazione fantasma, si chiama, che vive nel mio corpo, probabilmente epigeneticamente trasmesso, in certe situazioni riaffiora, rivive e io lo vivo come esperienza. Che cosa significa? Che il non detto del nonno fantasma, anche se non ho fatto qualcosa ma non l'ha detto a nessuno e nessuno lo sa, vive nei figlioli e in certe condizioni temporali, spaziali, ideali, viene attivato, si manifesta e tu lo vivi. Ma queste sono le costellazioni familiari. Esempio. Sono le costellazioni familiari. Non sono le costellazioni familiari, sono qualcosa di diverso. Che cosa significa questo? Potrebbero essere anche legate un po' alle costellazioni familiari. Che cosa significa questo? Che noi siamo tutti legati. Ok? E il non detto, non sperimentato, vive. Il non risolto vive. Quindi su una famiglia, chiunque soffre deve essere aiutato. Non va abbandonato. Perché va in su, va in giù. E se qualcuno lo risolve per tutti. Mi spiego, ecco il compito del figlio che viene, cosa viene a fare? Cioè qual è il compito mio nella mia famiglia? Non viene mica a caso il figliolo, Dimmi. Succede tra genitori e figli o anche con altri componenti del nucleo familiare? Questo passaggio di memoria, di cose anche zii succede. Nella mia esperienza, e qualche volta può succedere che una informazione di uno zio passi, che ne so, a Daniele. Ci siamo. La linea diretta è la più facilitata, però può esserci anche l'influenza, che ne so, di una zia, perché è famiglia, ragazzi, non più. Allora, l'iridologia di famiglia non è studiata nel Steiner e nell'antroposofia. L'abbiamo inserita con i lavori di iridologia. Perché che cosa ci siamo accorti? Che, esempio, io posso avere 50 anni e avere un lutto, non so, un amico che muore, papà, non sono il papà. A 50 anni ho un segno e c'è un lutto, mio amico è morto. Mia figlia a 10 anni ha un problema a scuola. 50 più 10 uguale 60. Quello che non riusciamo a capire è qual è il nesso tra la morte e una scuola difficoltosa con problemi enormi che forse doveva essere anche rimandata di nuovo nella classe, nella quarta elementare o nella quinta, quella non mi ricordo cos'era. Non abbiamo ancora la macchina per tradurre questa informazione. Magari qualcun altro domani si sveglia, mette le dita nella presa, si fulmina e gli viene l'idea.
Allora, abbiamo solo un conto matematico attualmente. Ma i 60 quindi sono frutto dell'osservazione empirica? Allora, è frutto di questa osservazione, che io vivo la vita in questa dimensione, antioraria, e i miei genitori la vivono in senso orario. Ci siamo? In realtà, se io la vivo in senso orario, quando io, genitore, faccio i 15, mio figlio fa i 45, no, aspetta un attimo, quando mio figlio fa i 45, che sono qua, a 90, io faccio i 15. Ti spiego? È come un cerchio. Sì, non mi chiedevo il 60 da dove è nato. 60 dall'esperienza clinica. Stop. Dopo, sull'esperienza clinica tu ci metti 60, è il periodo che gira il sole, sono tutte altre cosine, ma dall'esperienza clinica. E poi volevo chiedere, ci sono dei segnali che ci indicano il passaggio di questo testimone? No. No, ci dice solo che questo testimone è stato preso e il segno è semplicemente se io ho 45 anni sono gli eventi, diciamo. Sono gli eventi, insomma. Non dei segnali, ecco, che possono essere avvertiti dalla persona che cede o dalla no, persona no, che no. Cede. E il nostro problema è questo, è che tante volte, ad esempio, io posso avere un figlio e ho 40 anni e il trauma che lui sta vivendo è a 10, ma io non ho ancora 50 anni. La domanda interessante è questa: è il figliolo che perché è in una direzione ma è anche nell'altra. E faccio aspetta, faccio un esempio, scusa un secondino. Noi siamo abituati a vedere il tempo lineare, cioè passato, presente e futuro. Questo è uno dei tempi. Però esiste anche un tempo raggomitolato. Questo anche in fisica stanno cercando di lavorare sul tempo raggomitolato. Che cosa vuol dire? Che nello stesso istante io ho passato, presente e futuro. Se è vero questo, vuol dire che il figliolo può dare l'informazione al genitore. Il figliolo è il futuro. Che cosa significa questo? Che non siamo abituati a pensarlo linearmente, ma dovremmo in futuro pensarlo anche diverso, e questi film ci portano già a pensarlo diverso, no? Tu entri in Stargate, vai fuori da un'altra parte, in un altro tempo, in un altro spazio. Questo noi non siamo abituati a pensarlo adesso, ma esiste una causa del futuro. Cioè, esiste una causa del passato, però c'è anche una causa del futuro. E faccio un esempio semplice, io faccio qualcosa adesso, non so perché l'ho fatto, non c'è motivo, cioè non c'è la causa prima, mi accorgo dopo due mesi e dico, ah, hai visto perché l'ho fatto. A volte nella vita succede, no? Cioè faccio un'azione e dico, come mai l'ho fatta? Non c'è nesso, non c'è niente, l'ho fatta. Dopo due mesi ti accorgi, ma se non facevo quello non avrei ottenuto. I politici le ragioni. Ecco, politico. Sì. 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 Sì.